Proviamo ora a vedere un po', voglio anche sentirvi così almeno. Vi sento da entrambe ma sti cazzi, è contento. Ok, proviamo un attimino, voglio anche sentirmi. Partire live. Aspettate un secondo, raga, che mi fa vedere se è giusto almeno. Sentite bene? Adesso dovreste sentirmi molto meglio di prima. Mi sentite bene? Ok, ora dovremmo essere pronti. Vado su Discord che recupero Marco. Lasciate like se non l'avete fatto prima, cioè 30 secondi fa, tipo. Ah no, abbiamo già due live separate, aspetta che cancello l'altra. Prima che la gente magari è rimasta di là o che so io. Elimino. Ok. Ciao Stefano, ciao Leandro, ciao Luca, ciao Claudio. Raga, oggi sono con delle cuffiette perché a quanto pare non riesco a risolvere il problema del mio microfono professionale e non ho ancora ben capito come settare le cuffie di Fanatic per usarle come microfono. Ci ho provato prima ma si sentiva troppo basso, quindi probabilmente non le userò come microfono. Probabilmente adesso mi prendo un altro microfono di nuovo e via, me lo compro perché è inutile che sto 50 anni a cercare di risolvere. Inizia, sai che la Juventus ha conquistato il settimo scudetto consecutivo ieri sera? Purtroppo lo so, ero allo stadio. Ciao Mauro, ciao Leandro, ciao Claudio, ciao a tutti. Scusate se prima non ero live. Eccoti Marco, aspetta che entro in chat. Ti sposto dentro, sposta in stream. Parla un attimo Marco, che Ok, vedo dove ti si sente almeno. prova, prova, prova. Mi sentite? Io sì, voglio vedere se ti si sente nella live, perché ora non ho idea di dove vada a finire il tuo volume. Ok. Tu continui a parlare? Ciao, intanto. Urla? No, Se mi sentono, se non mi sentono, non ho pazienza. Prova, prova a urlare, voglio vedere se il volume si alza. Aspetta un secondo, però. prova, prova. Prova. Sì, ti dovrebbero Ah. sentire. Lo sentite, ragazzi? Me lo confermate in chat? Mi fai la squadra? Ciao, Insa, ti volevo. Inza si sente da un solo lato delle cuffie, che palle, raga, cioè, non voi, ma ste cose. Non so, sentivo che c'avevi problemi col microfono, ma non ho capito perché. Non ho capito perché. Però, continua a parlare. Prova, 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 prova. A, B, C, D. A, B, C, D. Messi è più forte di Ronaldo. A, B, C, D. Vabbè. Aspetta, eh. Tu continui a parlare che nel frattempo cerco di risolvere. A, B, C, D. Ora si dovrebbe C. sentire da entrambe le parti, non avevo attaccato H, bene il coso. I, Confermatemi S, se da or M, ora lo sentite da entrambe, perché anch'io lo M, sentivo solo da una parte, ora invece lo sento da O, entrambe. Ok, perfetto. Abbiamo risolto almeno per ora. Poi devo capire che microfono comprarmi perché mi ha rotto le palle il Samsung, ve lo dico con tutta la sincerità del mondo. È un buon microfono di partenza, ma ha fatto i suoi 3 anni. Si attacca, funziona, ma non ho idea di come risolvere. Non posso passare 2 ore al giorno a cercare di risolverlo, quindi lo cambio e basta. Perché Facciamocelo mandare da Razer. lo. Ma sai perché il fatto? Cioè, funziona. Cioè. È collegato, c'è il puntino giallo che significa che è mutato, che in genere significa che c'è un problema di driver col computer. Ho provato tutte le soluzioni che danno e non me ne ha Sì, sì, funzionata sì. una. Quindi mi sono rotto le palle, dopo l'ultimo aggiornamento del computer non si è più risolto. Comunque la Lo so, Roma può io uso ancora conquistare. le cuffie, quindi non sono molto. Alla fine è un cavo, lo colleghi al computer, that's all. Comunque la Roma può conquistare facilmente la zona Champions League. Beh sì, diciamo che la Roma l'ha già conquistata la zona Champions League, perché con il pareggio della Lazio e l'ultima partita che è tra Inter e Lazio, se l'Inter vince non può raggiungere i punti della Roma,
se la Lazio vince non può, cioè può superarla di un punto, ma la Roma rimarrebbe comunque in Champions. Diciamo che la Roma se vince l'ultimo, se pareggia se non sbaglio, ma credo che vabbè, vincere sicuramente meglio. Penso che in entrambi i casi passi Non come sanno chi seconda, gioca terza, sinceramente, terza. quindi Vabbè, in ogni caso è in Champions, questo è sicuro al 100%. con chi giocate? Sai che non me lo ricordo, qual è l'ultima. Era una partita semplice, cioè in teoria semplice. Vediamo al volo. Sassuolo. Ok, sì, mi ricordavo Ah, ok. bene. Sì, dovrebbe essere. Nel senso, sono proprio quelli che hanno creato problemi all'Inter, però dovrebbe essere sufficientemente facile. È più facile che sicuramente Lazio-Inter. Sì, sarà anche divertente. Ho visto un'immagine molto carina come quella. Hai presente quando fanno le immagini dei polli che combattono? Cioè, tipo l'immagine dei polli che combattono con la faccia dei giocatori dell'Inter e della Lazio, e attorno ci sono i giocatori della Roma che tipo fanno finta di mettere soldi in palio per chi vince. Ah, capito. E poi era tipo un meme con scritto settimana prossima 20 maggio Stadio Olimpico perché si gioca all'Olimpico. Vabbè, a parte queste stronzate, ciao Magari Ins. c'è. Ciao Inza, secondo te come dovrei usare i vari non scambiabili di overall molto alto trovato coi primi tots? Allora, dipende innanzitutto dall'overall. Partiamo da questo, quindi se hai un overall 91, 92, 93, 94, tienili. Perché sono abbastanza sicuro, però questo nel senso è un mezzo rumors, mezza idea mia. Sono piuttosto sicuro che quando usciranno gli Ultimate Tots ci sarà la SBC, ma sarà tremendamente costosa. Cioè, tipo, magari in media 87 con due tots, robe così. Quindi teneteli se sono dal 90 in su. Invece, quelli dal Oppure 90. fatto un'icona. Oppure per le icone, Anche. sì, o anche Neymar. Fate una di queste se Anche. volete. Io, infatti, sono tentato a Neymar perché mo' si è alzato di picco Neymar 94. Sono tentato di buttarlo dentro o venderlo. Beh, ha fatto un ottimo jump di Sì, è sia salito ai più di atletico che fisico. 200.000. Sì, no, ma anche a livello di No, vabbè, proprio. costo. Sì, no, più che altro perché magari molti non sono interessati da Neymar. Sì. Magari Vabbè, ha puntato altro. però sinceramente Neymar lo voglio. Devo decidere se lo voglio Team of the Season o Player of the Year. Devo capire cosa mi conviene, se mi conviene vendere Neymar e, tipo fra, non so, 2 o 3 giorni, poco prima che escono i Tots della Ligan e poi dopo. No, i Tots della Ligan non so se settimana prossima o quella dopo ancora, quindi dovrei aspettare un po'. Adesso capisco, devo capire quando e se mi conviene venderlo, se mi conviene buttarlo nella sfida e fare la sfida. Non sono ancora sicuro, perché il problema è che poi, nel senso, il Io tozzo lo puoi sicuramente quello. vendere. Io sicuramente il top. E anch'io probabilmente, Ma perché quello lo giusto puoi perché non vendere. ho la versione speciale, quindi comunque dovendo tirare fuori quei soldi più altri. A me invece è salito, quindi forse mi conviene Forse non ci sta venderlo. bene. Infatti, forse mi conviene venderlo. Boh, vediamo. Andiamo avanti. Comunque sia, le squadre le iniziamo tra 2 secondi. Intanto Marco credo sia caduto dalla stanza. Ok, perfetto. Adesso lo rimettiamo dentro. Fra 2 secondi iniziamo le squadre. Rispondi intanto alle domande normali e poi iniziamo con le squadre. Aspettate che ho perso dove ero arrivato. Cosa ne pensi di Jordi Alba Tozzi? Il fatto che sia basso mi lascia sto dubbio. L'ho usato per tanto tempo all'85 e mi è sempre piaciuto un sacco. Ora non vi so dire se Jordi Alba Toz sia più forte di Marcelo Toti o di un eventuale Alexandro Toz o di Roberto Carlos Prime, perché? Perché non ho provato Carlos Prime, perché non ho provato Alexandro, perché non è ovviamente ancora uscito, se uscirà, ma può essere che non esca, quindi vediamo se esce e in che posizione esce. E se no, probabilmente Marcelo rimane più forte di Jordi Alba. Sono diversi. Diciamo che Jordi Alba non ti dà la sicurezza dello stacco del colpo di testa, mentre Marcelo è più completo ed è anche forte a livello di skill. Non ho capito cosa intendi, Mario. Una SBC della Liga con Tots garantito. È già uscito la SBC della Liga Tots garantito, Mario. Cioè, la SBC te la faccio vedere io, devo ancora fare, la farò più tardi. È uscita la SBC con il Tots garantito. Servono di. Io non ho giocato sto weekend perché non ho giocato tipo le prime 5 partite in live, una cosa del genere. E, come vi dicevo, è uscita. Devi mettere dentro una squadra di over all'84 con un Tots, se non sbaglio, perché non l'ho vista. L'ho vista fare da Zim e gli altri sul telefono mentre io
Ok, va bene, ha laggato il gioco. Eccola qua, squadra della settimana, Liga Santander. Giocatori della squadra stagione 1, giocatori Liga Santander minimo 2, squadra complessiva 84, intesa 70. Io no, attualmente non la posso fare perché non ho, cioè, giocatori speciali che ho rimasti sono questi. Cioè, ho buttato tutto dentro per fare Ronaldo il fenomeno. E dopo in qualche modo la faccio, farò anche il torneo giornaliero e la faccio. Ah, aspetta, intanto vediamo se Marco. Ok, spostiamo Marco. Eccoti. Oh, non so cosa è successo. Ogni tanto può capitare. Sassuolo 0, ma 2 doppietà in Golan. No, non gioca, ha preso il rosso. Peccato che ha preso quel rosso. Cosa? Lo chiedeva Gabri. 1,5 milioni non è poco. Eh sì, un milione e Cioè, lo mezzo, devo milione e sei. finire. Ma che c'è? C'è tipo lo zoo in casa. E più che chiudere la porta, non saprei No, vai dove. tra, sto scherzando. Cioè, non penso che dia fastidio più di tanto. Ciao Insa, ossia Fabinho Io Tozzi e spero sia Casemiro Tozzi. Secondo te chi è più forte, Fabinho? Io pronostico Sassuolo Roma 0-2, Napoli Crotone 1-1. Ma il reale dubbio non sono tanto queste due partite, perché i fini della classifica cambiano veramente poco. Quindi giocheranno. Sarà più il Crotone, forse. Non so se il Crotone è già salvo. È già salvo il Crotone? No, 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 no. Deve vincere. Sono tutte, ci sono cinque squadre per un Ok, posto vabbè, in allora classifica. magari Napoli-Crotone ok, ma Sassuolo-Roma è una partita già meno importante per entrambe le squadre. Ovviamente la Roma vuole chiudere con una vittoria la stagione, ma non è una partita fondamentale ai fini della classifica. Sarà più divertente vedere cosa succede a Lazio-Inter. Più forte Milinkovic 84 o Pogba 87 come centrocampista tuttofare? No, Pogba. Pogba tutta la vita, perché questi tipi di giocatori come Pogba, come Neymar, come Ronaldo, come Messi, hanno delle movenze specifiche che hanno fatto solo con quel giocatore per farli assomigliare a come sono realmente. Quindi ci saranno sempre certe cose che fanno che non potranno fare neanche gli in forma che sono partiti da bronzo fino ad arrivare a 99. In particolare, in realtà, però. Forse avrei detto. Avrei detto Pogba. Ah, cioè Pogba fino alla versione 86 di Milinkovic. L'88 sono più forte di Milinkovic rispetto agli ultimi Pogba. Sì, poi diciamo che andando di pari passo devi guardare anche le altre versioni di Pogba per vedere quella più forte in base ai crediti che hai, però dell'84 non c'è paragone. Insa, hai già provato Matuidi, Douglas Costa, Toz? Non sono ancora usciti, quindi non ho modo di provarli. E non No, so. ma non uscirà mai. Matuidi secondo me Matuidi non non esce. penso che uscirà, onestamente, anche perché se non sbaglio non è mai. È uscito in forma? Sì, ha una versione. Se Ah sì, l'ha mi sembra che ne ha fatto una inizio prima di Kaká anno. Sì, Gabri. è vero, è vero. Ce n'è una inizio anno. Ma era inf. Sì, era un inf. Ok, no. Volevo capire se non era uscito nel most consistent o roba. No. No, beh, comunque onestamente non penso che Amato Dio uscirà. Magari Douglas Costa qualche possibilità l'ha, ma credo che abbia altri giocatori davanti anche Douglas Costa. Non lo so. Ma deve cosa secondo me è più facile. Sì, è più facile. Diciamo che da quei lati là ci sono tanti giocatori che possono uscire. Devono fare delle scelte. Sì, quello sì, quello sì. Ma perché faccio troppi falli da rigore a sto FIFA 18? Dipende da chi li fate, perché uno come Neymar ne guadagna un sacco, uno come CR7 ne guadagna un sacco, ma Diciamo, cerca di fare altri. pochi tackle in area, temporeggia di più con LT senza andare a fare i tackle, perché sono i tackle quelli pericolosi. Ciao Vince Doc, volevo chiedervi se è meglio fare Neymar Tots o anche Ronaldo base da vendere, e mo conviene prendere quello Tots cambiabile. Ma se è Ronaldo base, onestamente non venderei mai Ronaldo base per Neymar Tots, se è questo quello che intendi, perché onestamente Ronaldo è un tipo di giocatore che puoi quasi insostituibile, puoi solo sostituirlo con Harry Prime, magari Ronaldo il fenomeno, anche se secondo me no, sono buoni in coppia ma non divisi. E sto pensando che altro c'è là davanti che può sostituire Ronaldo, ma non penso che ci sia nessun altro, magari il Suarez adesso. Suarez, fortissimo Suarez tornerà Non l'ho comunque. provato, però sembra molto molto forte. L'ho Dopo. avuto contro che ho beccato uno che sarà un inglese che la sarà qualificata a Barcellona e a Sì, Manchester, forte. e cioè quello tirava da 30 metri e poi ha preso due traverse clamorose. Ma guarda, te lo dirò Fortissimo. fra 2 giorni quando domani o oggi lo apro lo spacchetto e fra un paio di giorni avrò capito com'è. Visto che oggi apro e lo trovo 100%.
Mi piace questo ottimismo. Quanto sarà bello quando aprirò, uscirà la stessa bandiera di Suarez, ma uscirà Godin. Vabbè, Io ho giocato comunque. a Aspas, Ah, posso che triste. essere contento, No, non io non so. sarei contento. Cioè, nel senso, nella Liga hanno tutti i valori alti, ho visto. Quindi il valore sti cazzi. Cioè, onestamente, conta solo se trovi Ronaldo, Messi, Griezmann, Suarez o quelli utilizzabili. Forse anche Saul può andare bene, che non mi sembra male. Guarda il tiro, a me piacerebbe Ramos. Ramos. Ramos l'ha trovato in un fotio. L'ha trovato Zimmer mentre eravamo allo stadio dal telefono. Madonna. Quanto costa Spidegnamaro? Avete già Beh, risposto a poi lui? poteva andarmi peggio, comunque di Iago Aspas, perché c'è tipo Felipe Luis era più inutile per quello che ne ho bisogno. Ciao Quindi Damiano. comunque sono contento, dai, non mi posso mai lamentare, potevo trovare il portiere, potevo trovare il portiere. Mi dicono tutti che Marcelo Totti sia un altro pianeta, infatti sto pensando di incominciare a inserirlo nella mia rosa. Anche se ormai siamo arrivati al punto stagione, visto che io non sono qualificato ai playoff, dove probabilmente mi divertirò di più provare giocatori che altro. Beh, aspetta, potrebbe esserci ancora un evento, quindi vabbè, forse ancora per un paio di mesi userò la squadra standard e poi fra un paio di mesi, probabilmente, quando ormai sarà tutto andato. Sarà più con i mondiali che mi divertirò. Anche se questo Boh, io per i Nainggolan mondiali non 81, è ma. che ho particolare hype. No, dopo che ho visto io, ovvero queste cose qua, non lo so, ho perso un po' di fiducia. Sì, Robert, va bene. Vedrò quando escono i video di quelli che hanno invitato per l'Italia. Li hanno invitati, cioè ci sarà un evento. No, c'è in già adesso. Ah sì, hanno fatto un evento per il lancio dei mondiali. Ah, buono È nato il sapersi. Capture Event a Londra. Ah, buono sapersi. Son Tot CR7 NIF sono alla pari, a mio parere. Tot CR7 NIF oppure o? Son Tot, a mio parere sono alla pari. Diciamo che CR7 è più forte. Di testa fisicamente, Son è più cinico e più veloce forse nel dribbling. CR7 ha 5 di skill, Son c'ha 5 di piede debole. Penso che sia più una scelta personale. Sembra più Io forte sono. ci può stare. Io preferisco continuare a tenere CR7 perché non me ne manca una di testa. E persino Ri ogni tanto perde ed è più alto di testa, ma Ronaldo di testa è unico, a mio parere. Com'è Nesta Prime non è forte come lo era nella realtà. Ti piace Isco Toz? A me piace Concordo. Isco, però nel game non l'ho ancora provato, quindi. Insta spero domani a velocizia azzurri nella decima tappa del Giro Italia. Sì, sempre Forza Italia in tutti gli sport. Vabbè, Gabri, è sempre il 97, anche se non capisco come fa a essere il 97 perché ha le statistiche più alte di Messi 98, però vabbè. Domani vanno da Penne, Guado Tadino. Ok. Com'è Zaha Potman? Niente di che, onestamente. L'ho fatto perché costava poco. Pay to win. Zaha, Sì, è un sì, buon giocatore, ma niente niente. di che, ormai sono i TOS. Mi fai una squadra con 120.000 crediti? Finisco giusto di rispondere a queste domande qua e poi facciamo le squadre. Me le manderete come al solito su Discord. Attacco Firmino, Toz, Aguero, Potm è buono? Sì, è un ottimo attacco. Come migliora Nainggolan, Futbols e Milinkovic, Path to Glory? Nainggolan e Milinkovic per migliorarli con la Serie A, probabilmente quello che ti conviene è aspettare ormai i tots, perché escono fra neanche 10 giorni e ti conviene aspettare che escano, se vuoi migliorare con la Serie A. Se invece vuoi mettere qualcuno a posto Serie A mantenendo la Serie A, devi mettere un'icona, quindi un Vieira, un Gullit, un Petit, un Blanc. Neymar 62, Suarez base, Neymar tutta la vita. Ciao Eli. Pjanic cosa? Meglio Gullit oppure CR7 base più Messi? Sono giocatori troppo diversi. CR7 Beh, Messi? dipende chi mette a centrocampo, Esatto, comunque. cioè, dipende da quello. Magari dici un po' la squadra, capiamo. Spero anche negli azzurri al torneo ATP di Roma 2018. 2018. Perdonami, ma non ho presente quale sia il torneo ATP. Tu hai presente? C'è il Master 1000 di Roma. Cos'è il torneo ATP? Perdonami, l'ignoranza. Praticamente non è un major, si tratta di un major, non è uno dei quattro slam, ma è un Master 1000, cioè non Aspetta, ti sento male. Parla ora. saprei. Ehi, ci sono, ci sei? Sì. Ci sei? Ci sei? Sì. Ok.
Aspetta, torneo ATP è tennis, giusto? Sì. Ah, ok, perfetto. Sono ignorante sul tennis, ma almeno so che è tennis. Come lo vedi, Maritz Stotz? È molto forte. Io Sono voto bene. io sono molto tentato di vendere Neymar adesso, che vale tantissimo, prendermi Maritz Stotz che costa un terzo, e poi prendermi Neymar Stotz magari fra 2 settimane. Sono molto tentato di Adesso sta farlo. skillare l'amore. È uguale a Neymar alla fine, è molto simile, e così riuscirei a fare la plusvalenza su Neymar. Infatti, e Sì. poi potrei mettere Ronaldo con 10 di intesa sinistra. Quindi sono molto tentato. Infatti, ci sto pensando, adesso vedo un po' cosa fare. È l'amore per Neymar, non ce la faccio venderlo. Cioè, io lo amo Neymar, raga. Qualcuno ha provato Lucas Hernandez? Io no, te l'hai provato? No, ma non me ne hanno parlato bene, cioè sinceramente c'è già Jordi Alba a sinistra. No, infatti, ma anche Jordi Non Alba base è vedo. probabilmente più forte di Lucas Hernandez Stotts. Ah Già. no, aspetta, messo DC, non avevo letto completamente. Ma onestamente DC non lo vedo molto. No, ma dici c'è Varane, Ramos, ci sono già. No, infatti, anche secondo me a quel punto tanto vale che lo butti in USB-C. Ciao Insta, ho trovato Isco Sì, Tots, esatto. secondo te è utilizzabile oppure lo butto nella prossima USB-C Tots? Secondo me Isco sarebbe un peccato buttarlo nel SBC Tots, è un giocatore divertente, io lo userei. Mi ci divertirei un po' e poi se vedi che non ti Più che interessa. altro tutti i giocatori sono utilizzabili, dipende da cosa cerchi. Magari la Esatto. lancetta è un evento di Electronic Arts, però. Io onestamente Isco mi piace come gioca nella realtà, quindi per divertimento lo userei. Lo metterei a tre quarti, che il suo lo fa. Io lo usavo addirittura all'inizio come NIF, quindi non vedo perché no. Insta, sei anche tifoso di tennis, Esatto. motomondiali, ciclismo e Formula 1? Onestamente non seguo tanto questi altri tipi di sport, perché tennis qualche volta lo guardo perché non mi spiace, però non lo seguo molto, onestamente. Il motomondiale e Formula 1 qualche volta anche li ho guardati, il motomondiale li ho visti più di una volta qua a Monza. No, cosa dico, la Formula 1 ho visto più... Motomondiale dove era? Tipo in Emilia, come si chiama? Non mi viene... No, in Emilia non c'è. No, dov'è che Mugello è? È è in Mugello, Toscana. no? Ok. L'Emilia Ci c'è. sono andato, tipo per lavoro 2 o 3 volte nel mio vecchio lavoro e non mi ricordavo bene dove era. Anche Però è in la, Toscana. ho fatto 2 volte la Formula 1 e 2 volte la MotoGP. Insomma, però come vedete non sono un grande fan, quindi non mi ricordavo neanche bene dove era. Ciclismo proprio per niente. Io sono più fan di sport come il calcio, come mi piace molto la MMA. Mi piace la box, mi piace il basket, mi piace il football. Sono più da sport di squadra e da sport con questo tipo di agonismo, diciamo, di team. Dove sta leggendo? Sto leggendo qua in chat, solo che sto cercando di rispondere a tutti. Poi tra poco inizierò a fare le squadre. Appena tanto ho quasi finito di rispondere a tutti, credo. Maxi Tots meglio utilizzarlo ATT o COC, COC tutta la vita. Insa, appena inizi a fare le squadre, puoi fare la mia che sono stato primo a chiedere. Le faccio in ordine in base a quelle che ho su Discord, perché almeno li vanno cronologicamente e non rischio di perderle nella chat. Io ho trovato Busquets che va a completare la velocissima mediana con Javi Martinez trovato nei most consistent. Javi Martinez, onestamente, a me non piace. Ma Jamie Martinez ti dirà che l'ho avuto contro, non è malissimo. Beh, però diciamo che la battuta di Sì, Tore è diciamo che giusta, non è insieme non è il proprio. massimo. Vendere Kanté Team of the Year per prendere al suo posto Fernandinho Tozzi e Firmino Tozzi? No, perché almeno se hai già un Vieira o un così lo puoi fare se vuoi Firmino Tozzi, ma Kanté Fernandinho, cioè Fernandinho non riesce a tenere veramente il paragone con Kanté, io ce li ho entrambi. Fernandinho mi fa il suo quando lo metto a metà partita, magari al posto di, non so, magari voglio cambiare modo di giocare con i 300 campisti o Kanté è stanco, allora metto Fernandinho, ma dal primo minuto non sono alla pari. Quindi secondo me no. Però se vuoi Firmino e vuoi provarlo e divertirti e cambiare un po' di giocatori, ci può stare perché sono forti. Messi 96 più dribbling di Messi Molto 98. forte, c'è LOL. un ottimo tiro, ottimo, ottimo tiro. Questa cosa è interessante, Messi 96 più dribbling di Messi 98. Agüero Tots, cosa ne pensi? Non l'ho provato, ma quando ce l'ho avuto contro è un mostro, quindi penso sia piuttosto forte. Quando faccio i prossimi server privati di Fortnite? Non lo so di preciso, ma dovrebbero tornare. E soprattutto farò probabilmente, scrivetemelo anche in chat cosa ne pensate,
magari una volta a settimana su, che ne so, inizierò a fare 5-6 contenuti fissi di video più settimanalmente su Twitch o su un canale che deciderò, però sarà Twitch quanto prima possibile, probabilmente ogni giorno streaming, tipo magari su 5-6 volte a settimana una volta porto Fortnite, sempre con ospiti ovviamente, perché non vi posso insegnare a giocare a Fortnite, quindi magari porterò Power, porterò Nyx the Fanatic, porterò Dexter, porterò Brazzo, magari una volta facciamo io e Marco. Insomma, potrebbe essere una cosa un po' divertente, facendo delle stupidaggini, poi faremo anche i server di nuovo. Giusto per alternare con qualcosa di un po' anche più divertente, tanto ormai arriviamo l'estate, prendere FIFA sul serio a luglio, agosto. Io vorrei sostituire Crespo con CR7, ma il problema è il costo che rimane alto, difficile fare più di 600k in un mesetto senza fortuna. Beh, se fai in maniera oculata vendite... Secondo me si può fare. Era prevedibile, per esempio, che ci sarebbe stato un Neymar in forma all'interno dell'SBC di Neymar Player of the Year. Quindi, nel senso, se avessi guardato culatamente questa cosa, avresti potuto tranquillamente prenderti un Neymar in forma e ti facevi già 200-300k di plusvalenza ed eri già a metà. Diciamo che se ti guardi per bene le prossime SBC che possono uscire, compri le cose giuste, giochi Squad Battles, giochi le stagioni, giochi FUT Champions, cerchi di fare dei risultati decenti. Senza vendere in continuazione i giocatori per ricomprarli, secondo me si fanno. Io su Senza lì PlayStation, avere anche un po' di culo. il culo serve sempre. Io in 3 settimane 600k li ho fatti su PlayStation, partendo da zero in totale, quindi devo pure comprare e vendere i giocatori per provarli. In City, volevo chiedere, meglio fare l'SBC Neymar o comprarlo? Più che altro il dubbio costerebbe tanto di più rispetto all'SBC. Onestamente, io penso, come anche Marco ha detto prima, di fare il TOTS scambiabile e di fare la plusvalenza su Neymar al 94, che lo venderò adesso, così provo Maritz e poi mi prendo Neymar TOTS quando esce. Sì, tanto alla fine rischia di essere nei pacchetti 2 settimane, perché c'è anche il Team of the Season Ultimate. Comunque, ragazzi, E siamo. a quel punto lì, secondo me, il prezzo non sarà così. No, secondo me non costerà 1,5 milioni. No, scenderà, scenderà come all'inizio Kanté quando era Team of the Year che costava 3 milioni e poi l'ho pagato 1 milione e 6. È tutta una questione di hype iniziale, di compravendita dell'SBC. Tutto messo assieme l'hanno portato a costare uno sfacelo, ma diminuirà in fretta. No, più che altro Suarez Tots, che io lo paragono un po', Sì. perché comunque è 97 di valutazione, quindi più o meno hanno lo stesso possibilità di essere trovati nei pacchetti. Comunque un giocatore molto forte, costa 1,3 milioni. Non sono ancora neanche usciti i premi dal FUT Champions, quindi non è. C'è ancora un SBC. Aspetta un secondo. Non ho capito perché Nightbot ha sospeso. No, più che altro perché io nelle foto che facciamo perché tipo sto weekend abbiamo fatto le foto nuove con la maglia nuova. Io, Runners e Zimme. Perché io nelle foto sembro sempre incazzato nero. Non lo capirò mai perché sono la persona meno incazzata al mondo. Quando cerco, cioè io se devo mettermi in posa, fare una faccia, non sono capace, devo fare tipo un corso di posaggio, come si dice, di poso. Comunque continuiamo, finisco di rispondere alle domande. Inizia, quali sono i tuoi programmi TV preferiti? Ne ho troppi da elencare in 2 secondi, tipo Suits, aspetta, c'ho qua tipo tutte le... Arrow, Daredevil, Legends of Tomorrow, Mr. Robot, Game of Thrones, Dragon Ball Super, Gotham, House of Cards, Imposter, Legends, Agents of Shield, Inhumans. Mr. Robot, Once Upon a Time, Suits, Dynasty, Supergirl, The Flash, Westworld. E ce ne sono tante altre su Netflix che non mi sono segnato nella barra dei preferiti perché tanto ricevo le notifiche. Cioè, ne ho un botto. Ne Sì, seguo veramente anch'io un normalmente. botto. Ce ne sono una valanga. C'ho tipo 2 serie al giorno da seguire, cioè di episodi. Bella Cosimo. Lo Xanatos è un po' guardando... Comunque, raga, siamo in 96, almeno qua io dalle statistiche vedo che siamo in 96, poi vabbè, vai e viene. Raggiungiamo almeno 97, 96 like e iscrivetevi se non l'avete già fatto e poi passate anche dal canale di Marco che trovate il link in descrizione se non arrivate da Marco perché come sapete questa cosa la facciamo ogni settimana e quindi se volete supportarci. Comunque sono usciti i Team of the Season titolari Bundes, cioè le votazioni si sono chiuse e hanno vinto come 11 titolare, sarà C'è una foto Radecki, che la faccio devo vedere. vedere, poi c'è Kimmich, Wendel, Hummels, Naldo, Bailey, Müller, Goretzka, che secondo me sarà una carta della Madonna,
Ames, Lewandowski e Batshuayi. Interessante. Batshuayi secondo me sarà un giocatorone, perché già adesso non lo sposti. Io Goretzka, secondo me, sarà uno dei centrocampisti più. Aspetta, ho perso. Lozano Toz è buono guardando le stats, secondo me sarà un fenomeno. Mi rispondi, zio? Sì, ho risposto, Cosimo. Datemi giusto il tempo di rispondere, quando vedete che non ho ancora risposto è perché sto scorrendo. Forte quadrato if terzino, no. Anna, che ti serve, un Troppo CC? leggero. Ah, non l'avevo vista questa come l'ibrido Fabinho e Matic. Quei brasiliani. O Fabinho è Firmino. brasiliano, basta mettere Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, ibridi facilissimo. Lozano Toz è un buon, sì, è forte. Come mi chiamo su Discord, trovate il link in descrizione, raga. Casemiro, Firmino, sono giocatori completamente diversi. Dipende dalla Io squadra. darò un'opinione forte, vi dirò comunque che Lozano Team of the Season non ve lo Cioè, consiglio, secondo me perché sarà costerà una fenomeno. cifra folle, perché con la scusa che tramite Cioè. FC non è che ci saranno una valanga sul mercato, si porta dietro tantissimo hype, perché se ne porta dietro tantissimo, quindi valutate bene quanto volete spenderci. Sai Perché se cosa? vi costa 400-500 mila crediti, soprattutto il primo giorno, probabilmente costerà quella cifra lì, è troppo. Cioè prenderei anche Neymar base piuttosto di Lozano. Sì, questo sì. Infatti, sai cosa stavo pensando? Che alla fine, oltre a quello, secondo me non si sentirà così tanta differenza dalle versioni, dall'ultima versione inform. Secondo me non ci sarà un'abissale differenza, magari nella conclusione. Però all'infuori di quello, secondo me, per il tipo di giocatore che è, per come lo si usa, non so, non credo che farà tutta questa Sì, cioè ti differenza. serve alla fine solo uno che ha velocità per saltarti l'uomo, cioè te lo fa già l'84. Casemiro e Fernandinho sono completamente diversi. Casemiro è un mediano, secondo me, più, perché se deve fare il centrocampista è troppo lento, quindi se lo vuoi usare, secondo me deve restare dietro Casemiro. Fernandinho invece è un centrocampista puro, fa tutte e due le fasi. Cioè, Casemiro è molto forte nel tiro e queste cose, però il problema è che è poco agile. Cioè, adesso non so quant'è l'agilità del Toz, aspettate che lo apro qua su FIFA. Vediamolo assieme. Oggi FIFA mi lagga il gioco, com'è possibile? Non mi carica neanche i giocatori sperimentali. Tra l'altro Colin sa già il futuro dell'anno prossimo di FIFA, ma non ce lo dice neanche a noi. Cosa? Colin, il nostro manager, sa già il futuro di FIFA dell'anno prossimo, ma non ce lo vuole dire. Io so una cosa interessante su FIFA che però non posso dire. Neanche dopo io in privato, molto amorevolmente. Tutti sanno, io non so un cazzo, che bello. Vedete, questo è il problema. Agilità ok a 80, ma guardate velocità scatto 70, cioè anche accelerazione 73 è un problema. Può fare il mediano, però cioè, a quel punto preferirei un Matic, un Fabinho, cioè sono mille altri. Matic è difficile da usare, eh. Cioè, ha anche tanti passaggi di tiro, perché lui effettivamente, se guardi le partite del Real, lui fa la differenza, però nel gioco non la fa quanto la fa nella realtà, secondo me. Quindi Casemiro solo mediano. A TT che faccia doppia con Overmars oppure intesa con Bale sotto i 150k? Con Overmars che può fare doppia non ti serve, alla fine puoi mettere chi vuoi di fianco Overmars perché è un'icona. È una TT che faccia doppia comunque con un olandese, di ATT Non ce ne olandesi, a sono. parte le icone, potrebbe uscire De Jong Toz, che non potrebbe avere delle statistiche buone. Se no, chi c'è come attaccante Non c'è olandese? più C'è Van nessuno. Persie, però. Cioè, una volta c'era Van Persie, perché quello che c'è ora fa anche tipo la versione Footwear E io ho Day. la versione E Footballer anch'io, Day, ma. sì, Cioè, ma l'ho presa giusto per darla in qualche SBC, ma non ho ancora deciso che vedete, cioè, SBC. puoi mettere Gullit e fare. Però è sempre un'icona, cioè, non è. A Cioè. quel punto lì puoi mettere chiunque. Sì, puoi mettere Gullit. Sono tutte icone queste qua alte che vedete di olandesi, cioè. C'è Robben, però E non è De Jong, De ATT. Jong Toz, cioè, che esce. C'è Robben da. Depay, oh, Van Depay, Persie. la versione punta, non è male, C'è non è anche scarsissimo. Promise, però non so, non credo che uscirà un ATT di Promise, quindi. No, no. Però Depay, Depay, puoi prendere.
Sì, l'unico è DePay. Puoi provare Esatto, DePay. DePay è forte. Sì, quello che DePay è questo. ottimo. A questo abbiamo risposto Samuele Van Ginkel. Più che altro c'è un bel tiro, devo Ciao dire, Doc, ciao sono Ince, ciao, arrivato. Do, ciao Dome. Formazioni, ho quasi finito di rispondere alle domande e poi iniziamo le formazioni. Ciao Doc, abbiamo risposto a questo. Dove sono arrivato? Nel 4 di turno, come i due CDC sono meglio Rabiot e Casemiro o Rabiot e Fernandinho? Rabiot e Fernandinho, penso. Non ho provato Rabiot, ma secondo me Rabiot e Casemiro sarebbe troppo lento come centrocampo. Ma Rabiot è il problema, cioè secondo me Rabiot non è così E non forte, è neanche un cioè è vero forte perché non mediano. c'è alternative in mediano. Beh, c'è Fabinho. Ma non è che sia centrocampista fenomeno. Cioè Beh, come rispetto alla Premier mediano? che ne ha già più scelte, la Premier. A me piace Fabinho come mediano, cioè io ce l'ho ovviamente come super panchinaro per quando Vieira si stanca, non titolare, però non è male, a mio parere, con Ombra non è male. Sì. Aspetta, che i server non vanno e non mi fa vedere niente. No, vabbè, dove è finita la mia squadra? Raga, non c'è più la mia squadra nel gioco. Cosa sta Non ci vedo. succedendo? Non mi si collega i server, raga. Ma cosa? Oh Madonna, sono tornato a Milano. Vabbè, noi l'anno prossimo tanto avremo sempre la possibilità di giocare da Londra, stavolta lo faremo ogni volta che sarà bisogno, non solo come abbiamo fatto a febbraio. Quindi non dovrei mai più, sono in live, non dovrei mai più soffrire questo tipo di problema. Per quanto riguarda quelle cose lì. Dove siamo arrivati? Inza mi risponde su Lozano, avevo già risposto, Lozano. Non lo so se potrà fare ATT perché dovremmo provarlo. Onestamente, come ATT ci sono mille altri giocatori che farei giocare lì. Puoi metterlo magari in coppia con Cristiano Ronaldo, però deve esserci un giocatore bello grosso di fianco o comunque forte fisicamente. Meglio Blanc Prime con Aspiliqueta normale o Begli? Begli, secondo me. ATT che faccia doppia con Nova, ben già risposto. Aspiliqueta Tots, però ecco, visto che abbiamo citato, fenomeno, Sì, provatelo. fortissimo. Secondo me, se indecisi tra Aspiliqueta e Desailly, personalmente vi direi Aspiliqueta. Perché non faccio la Chiaramente sfida? è 1,78 m, Scusa. quindi è un po' di limitazione, però è un fenomeno. Sì. Perché non faccio la sfida? Chi aspetto? Semplicemente la faccio più tardi perché mi devo vendere metà squadra e vedi che. Cioè, vendere metà squadra, devo fare i crediti e devo giocare il torneo Quanti dei crediti ha? Tots. Nulla, quindi mi devo mettere a vendere qualcosa. Tanto adesso venderò Neymar per... Ho deciso, vendo Neymar per fare Mario Stotz che lo voglio provare. Con la plusvalenza più il giocatore del torneo giornaliero mi farò la SBC. Poi vedo, non penso di fare la live perché la farò mi sa stasera, però comunque caricherò il video. Eccolo qua, vedi Fabinho. Comunque statisticamente è forte, 81 di scatto, 78 accelerazione, agilità, la stessa di Casemiro, ma secondo me si sente meno. Cioè, nel senso, secondo me, se metti fianco Casemiro e Fabinho, anche se hanno la stessa agilità, per forza di cose Fabinho sarà più agile. Secondo me è una questione proprio del giocatore in sé, di come l'hanno creato all'interno dell'algoritmo. Cioè, a me Fabinho mi sembra abbastanza agile, mentre Casemiro in qualsiasi versione mi sembra veramente un barile, cioè, non so come dire. Mediana Goretzka, Ipsy, Sokov, Woodworthy va bene. Sono forti entrambi, ma sono tra virgolette simili. Non c'è un mediano vero lì in mezzo. Ti serve un Blanc, un Vieira, un Fabinho, un Casemiro, un Bakayoko. Ti serve un giocatore che possa fare il mediano, che sia veramente forte difensivamente. Saúl Toth, secondo te, è forte nonostante abbia 82 di velocità? Beh, 82 di velocità non è male. Secondo me, non è male. Saúl, non l'ho provato, però statisticamente sembra forte. Tu l'hai Sì, provato? anche, è un po' come era il panorama della Liga. Sì, d'altronde non c'ha molte alternative in Liga. Da CDC a fianco Vieira, meglio Milinkovic o Saul? Da CDC a fianco Vieira, penso Milinkovic. Milinkovic più forte. Mi aiuti a formare una squadra? Le squadre facciamo tra poco, sto finendo di rispondere a domande normali. Perché volevo rispondere, perché dopo Milinkovic faccio era fatica a seguirle mentre pesante, c'è squadre. 92, non passa nessuno Sì. fisicamente. Begovic, Walker, Van Dijk, meglio SPC di Gullit oppure CR7 più Messi? Silva, Yature, De Bruyne. Boh, dipenderà dalla Ma squadra. in realtà non ti serve Gullit in quella squadra lì ti serve un mediano.
Quindi farei CR7 più un mediano piuttosto che Messi 96. Oppure fai CR7 più Messi una versione più base e mi faccio un mediano. Perché a te manca un mediano, non puoi giocare con Touré, De Bruyne e Davide Silva. È buono Zaha, non è male, ne vale la pena per il suo, diciamo, valore, ma non è niente di che. Ciao Luca, ciao Cosimo, tutto a posto? Com'è Matic Tots? È difficile da usare, non è il classico mediano, veloce come Vieira, quindi devi saperlo usare bene, ma se lo sai usare bene è molto forte, quindi sì, ne vale la pena utilizzarlo. Depay sì, oh, abbiamo quasi finito, io così posso fare le squadre. Io l'ho trovato Casemiro, ma lo tengo in panca. Uso Fabinho, un mostro e Kanté. Beh, sì, è un'ottima squadra. Meglio Bailly, Azpilicueta normale con Blank Prime. Come abbiamo detto Bailly, se parliamo delle versioni NIF. Te le inviamo qua le squadre? No, raga, me le inviate su Discord. Se non, il mio link di Discord lo trovate in descrizione con tutti gli altri link dei social. O se no, fate punto esclamativo Discord e vi esce qua in chat. Sto leggendo tutto, raga, solo che sto veramente rispondendo a tutti quanti, io ci provo sempre. Cosa ne pensi di Saul Toz? Nonostante quello. Avevo già risposto a questo. Sala Toz in attacco a due con il fenomeno si può fare, sì. Nightbot cosa? Il Nightbot è il bot che diciamo. Credo ban non banni, taumatti tutte le persone che scrivono in maiuscolo, che spammano troppo, che spammano emoji. Non mi ricordo bene, però vabbè, lo voglio settare meglio perché se ogni volta. Macello. Con 600k cosa migliorare? Aspetti i tots. Sì, aspetti i tots della Serie A. Perché con 600k potrei fare tanto con i tots della Serie A sulla tua squadra. Fernandinho, tanto fra 2 settimane sicuramente o siamo da me o da Marco e ti aiutiamo di nuovo. Fernandinho, secondo me, è più forte di Fabinho. Sono diversi. Fabinho è mediano, Fernandinho è un centrocampista. Ciao Insa, pensavo di aspettare Telles tots da mettere a sinistra, ma vorrei provare Bale TS. Secondo te quali sono. Secondo te sono crediti buttati e ci può stare come ITS? Beh, ci può stare, Daniele lo usa. A me non piace come ITS, mi sembra sprecato. Lo userei piuttosto a centrocampo perché ha delle statistiche che a me piacciono molto a centrocampo. Però come ITS non ce la faccio a usare Bale, cioè preferisco Quanto costa Alexandro. Bale terzino, più che altro? Vediamo, cioè non lo guardo da lì perché tanto. Vediamo al volo. 330 è sceso. Vabbè che è sceso tanto tutte le versioni. Sì, Adesso costa sta 620 la 337, versione. però, cioè, guardate le statistiche, ve lo faccio vedere, cioè, questo è Alexandro. Diciamo che ha una buona, cioè, ha delle buone anche statistiche difensive se li metti ombra. No, sì, indubbiamente non è male, però, cioè, secondo me con quei crediti lì, con l'uscita dei Tots, ci saranno giocatori che sono migliori di lui. Sicuramente di testa te le prende tutte, e difensivamente non è male, però nel senso, comunque sia, marcatura c'ha 71. Scivolata c'ha 72. Se andiamo a prendere Marcelo Totti, che non credo costi tanto in più, cioè No, secondo costa me di costa più. almeno il doppio. Sì, però nel senso, secondo me 300k li fai nel frattempo. Cioè, secondo me vale la pena aspettare. A vedere? Sì, costa 400 in più, vabbè, costa un po' tanto di più. Però banalmente, Alessandro, secondo me l'87 è 10 volte più forte di Bale. E costa Sì, molto credo meno. anch'io. Più che altro è più un terzino. Sì, piuttosto userei Roberto Carlos per divertimento, anche se non so quanto sia forte di testa. Anche Jordi Alba. Jordi Alba, ma ne Sì, usciranno anche altri, però. ne usciranno altri. Cioè, raga, io non andrei su versioni strane, a meno che volete provarli per divertimento, quello ci sta, perché alla fine Bale faceva il terzino anni fa. Fernando De Ospartek può essere un Fabinho low cost, non l'ho provato, tu che dici? Chi ha Fernando? Sì, Fernando è molto forte. Ok, Marco approva. Sì, Vieira farà sempre la differenza. Vieira 88 sarà più forte dei mediani Tots. Fidatevi. Perché c'è proprio il discorso del fatto che sono icone, che nonostante magari le statistiche sembrino più basse, in realtà in game rendono di più. Ci sono tipo le international reputation e varie minchiate sul fatto che sono icona che alzano il valore in game senza che ce ne rendiamo conto. Comunque. Sono giocatori fatti in maniera da somigliare a come erano in realtà, un po' come i vari Ronaldo, eccetera, quindi hanno loro movenze diverse. Cioè, Vieira, secondo me, è il giocatore insostituibile da inizio a fine gioco. Io sai che l'ho provato e non mi è piaciuto. L'88? Boh, secondo me è insostituibile.
Cioè, ovviamente se hai la versione Prime è meglio, però io lo uso ancora e mai avuto un problema. 1000 partite ho fatto con Viera. 2 milioni avevi pagato, Madonna. Sì, back in the day. 2 milioni e 39 mila. Pensa che l'avevo venduto tipo 2 settimane prima e l'avevo pagato 1 milione e 6 all'inizio. Poi ci ho perso 400 milioni di plusvalenza in 2 settimane. Cantè l'avevo pagato 1 milione e 6. Io non guardo i prezzi perché... Madonna, Ronaldo l'avevo pagato 1 milione e 8 a pensarci ora. Quante partite ha con Ronaldo? Cioè, non... adesso costa 1200. 6,60. È uno dei giocatori più vecchi che ho, Ronaldo, penso. Neymar, anche 800 partite. Henry, 300. Kanté, 600. Io Bonucci avevo pagato 4,70 e costa 3,60. Nel 4-1, Regalato. come ci dice, è meglio Blanco o Rabiot? Blanco tutta la vita, fino a quando ha live. Ma io consideravo di stare qua un paio d'ore, non so Marco fino a quando resterà, però diciamo che la live sicuramente dura, penso, fino alle 7. Io ti dico 4 giocatori: Perisic, Tots, Fenomeno. Neymar, Sì, Tots, sono d'accordo anche su Milik, questo. Tots e Bonucci, Totti. È una tra queste quattro. Cosa? Cosa è un'altra di queste 4? Pensaci. No, ho capito a cosa ti riferivi o a che cosa, cioè. È una scelta che devo fare tra questi Ah, quattro. ho capito, ho Pensaci. capito, ho capito. È uno spoiler. No, no, ma tanto poi cambierò poi valerò i prezzi. Perché secondo me. Quanto costerà Perdici? Faccio io la domanda. Tanto, ma devi sbattertene perché appunto in questo tipo di cosa che faremo. Ma no, ma questa è una domanda proprio. Se pensi, guarda, prova a fare il confronto Perisic e Son, proprio con le ultime versioni che ci sono adesso. Quindi Son, Tots e Perisic, il Sif. Prova a farli vedere. Cioè, guarda la differenza di statistiche, considerando che poi Perisic probabilmente avrà Vediamo. il rimount deciso. Aspettate, che metto l'altra cam. Cioè l'altra scena, ok? Vediamo. Hai detto Perisic. Perisic e Son, sì. Cioè, Perisic l'88 e Son non deciso. Probabilmente sarà più forte vedendo già Perisic. Cioè, questo pensa al team of the season che potrebbe arrivare a 93. 90, 89, 83. Aspetta, compariamoli. Vai, compare. Compare. Trovato, trovato. Dove c'è la bilancia? Metto il Son 87, giusto per capire a cosa può arrivare. Vai, quello qua. Allora, la differenza è che Son ha 2 in più di velocità, 2 in più di dribbling, 2 in più di tiro, però ha 4 in meno di passaggio e 8 in meno di fisico. Quindi probabilmente avrà 93 di velocità più o meno, 92-93. Avrà 92-93 di dribbling, tipo 91 di tiro, 92 di tiro. Secondo me può essere Tanto di anche di tiro più, sicuro. può essere che lo upgradino di più il tiro, infatti. Passaggio avrà tipo 92, cioè un mostro. Sarà tipo il giocatore perfetto. Sì, c'è un po' il problema dell'agilità che effettivamente non so quanto è tolto di agilità. Ma se aumentano la statistica del dribbling fino a tipo 92, aumenterà di brutto l'agilità. Quanto ha l'88? L'88-83, Son aveva 84. Ora vediamo quanto Son. Cioè. Vediamo quanto Son ora. Dov'è Considerato che poi Perisic mi adesso? sembra che sia più alto di Son, ha comunque anche lui 5 stelle piede debole. Son è alto 1,80 m, esatto. L'agilità. 83, no, forse allora sono più Sì, bravo, guarda. 1,83. L'agilità ora di Son è di 90, gliel'hanno aumentata di 6, quindi potrebbe arrivare anche a 89 per esercizi di agilità, che cambia tutto. È alto 1,86 m, Perisic quindi non è neanche bassissimo, ha una buona forza fisica. No, 4, e poi come Son ha 4,5, International Reputation hanno entrambi 3, Beh, secondo quindi me potrebbe essere sarà il Son un giocatore più italiano. interessante. Sì, sarà il Son italiano Cioè, quello. considera tra l'altro una cosa, Son Tots ha 79 di forza, Perisic 88 a 81, quindi già la versione neanche Team of the Season di Perisic c'è cioè già più forza.
Quindi in prospettiva Pesic, Team of the Season, potrebbe avere 88, 89, 90 di forza. Sì. Sarà Comunque, una carta. sì, io spero esca Nainggolan. Lo so che è difficile perché questa non è stata la sua migliore stagione, ma spero decidano di buttarlo dentro perché oggettivamente è uno dei centrocampisti più forti che ha la nostra Serie A da offrire, non solo nel game, dico proprio a calcio. E soprattutto penso che lo faranno un po' come hanno scelto Neymar Player of the Year, perché è uno di quei giocatori che fa appeal, crea appeal e fa voglia di vendere, di comprare i pacchetti. Perché non ce ne sono tanti centrocampisti seriali fuori di Milinkovic-Savic che creeranno appeal. Quindi, secondo me, lo buttano dentro Nainggolan. Cioè, spero, me lo auguro con tutto il cuore. Vardy Toz com'è? Forte. Milinkovic-Toz o Gullit? Gullit. Secondo me. Fortissimo BLTS? Sì. Aspetta, mi sono perso. Fortissimo BLTS. Che coppia di C da Premier mi consigli? Bailly. Kouyaté Football Day. Non lo so, te la butto di così. Non so se ci sta Azpilicueta con 500k, non credo. Se ci sta, fai Azpilicueta Toz più Bailly. Un ATT che costi da 100k a 150k. Una versione di Firmino in forma. Anche Aubameyang non è male. Sì. Ciao Barto. Che ci metto a centrocampo con Modric e De Bruyne? Un mediano. Ti serve un Blank. mediano, quindi sì, se hai un pochino di soldi fai blank. Kakà non è male, però nel senso ci giochi per divertimento. Ciao Barto. Esatto. Cosa ne pensi su Suarez Toz? Un fenomeno assoluto. Figurati, sono Toz o Neymar 95, a mio parere, cioè personalmente preferisco Neymar, ma oggettivamente Son è più forte. Beh, ma sono diversi, perché comunque uno Diciamo che Son è più secondo completo, me, il Neymar è più trequartista, dribbler. cioè il trequartista secondo me è più forte, Neymar. Sì. Come Diciamo punta probabilmente prenderei Son. che Son può giocare in più posizioni, Neymar è un pochino più rifilato a giocare in un paio. Però nel senso Neymar può fare tranquillamente la TT se lo sa usare bene. Vertonghen Toz come lo valuti? No. Questa è la nostra Cioè sì, risposta. non è scarso, però secondo me Però no, preferirei Azpilicueta. bocciato. Punta per la Serie A. Aspetta i Toz. Non spendere ora perché i prezzi cambieranno in continuazione fra 10 giorni. Chi ci metto a centrocampo con Modric e De Bruyne? Ho già risposto. Aspetto Tra l'altro Milinkovic o vi mi faccio ricordo che c'erano Gullit? dai tra i mondiali, Gullit? quindi si venderanno per spacchettare Sì, Son dai tra i mondiali, quindi perché i penso che soldi questa sono in possa essere comune. forte. Giusto? Ho Eh sentito sì, sta no, mo' li cosa. Eh vendono per dire così mi appacchetti su tra i sì, mondiali, sì. quindi ci sarà un calo secondo me abbastanza ancora netto. Sì. Sono Per curioso di quanto se non vedere. voglio prendere Ronaldo, cioè i crediti per comprarmi CR7 base, ma non voglio. Io sono curioso di vedere se faranno, quando faranno il mondiale finale di quest'anno, la E-World Cup, perché se ci pensi c'è il mondiale e durante il mondiale non lo faranno mai. Basta che non lo facciano la settimana di Ferragosto come l'anno scorso. Secondo me lo faranno a luglio quest'anno, perché se ci pensi non c'è niente dopo fine maggio, cioè i playoff sono già a fine maggio. Se non fanno a luglio i mondiali è da agosto che li segue dopo 2 mesi. Cioè, l'anno scorso la parte, diciamo, tra virgolette, di playoff, che era la terza stagione, era a fine luglio. Quindi diciamo che la stagione è stata più corta. Ed è meglio. Se l'avessero detto prima, mi sarei già prenotato le vacanze di agosto. Però Ma no, no. ma agosto secondo me è proprio anche sbagliato. Dovresti fare come COD che la stagione finisce ad agosto e poi il gioco nuovo esce a ottobre. Cioè non puoi. L'anno scorso andavi a metà agosto con le news del 19, no, del gioco successivo che erano già uscite. Interesse zero, l'avevi fatto in una settimana in cui la gente è in vacanza. Infatti parlo a luglio va bene, così la gente poi ad agosto va in vacanza, anche perché FIFA, a differenza di COD, che ha molti più giocatori hardcore, molto più legati al game, FIFA comunque è molto legata a molti Sì, giocatori casual, quindi quei giocatori lì in estate, ad agosto, non guardano FIFA. Se lo fai magari a ma non ci luglio... giochiamo neanche noi, No, magari. infatti, chi c'ha voglia, cioè vado a fare le challenge a ritiro estivo con la Roma o queste cose qua, facciamo. Cioè in estate nessuno pretende che... Cioè la Weekend Cosa vuoi League ad fare? Chi gioca? agosto Più che magari altro... qualche Sai qual è l'altro problema? Che l'anno scorso avevamo notato in tanti, l'avevo notato anch'io prima del mondiale per club che avevo giocato, che nessuno si allena, quindi anche come giocatore, come fai ad allenarti per una competizione se nessuno gioca? infatti.
È sbagliato proprio a priori farlo a fine agosto. Infatti spero che lo facciano a fine luglio e poi fanno un bel evento di lancio, fanno un bel Gamescom, fanno un bel EA Play. Speriamo. Se ci va l'EA Play o al Gamescom. Andate, no, a EA Play annunciano il gioco e poi al Gamescom. Prima del Gamescom probabilmente arriveranno le notizie di Foot, ma credo che non le vedremo. Credo che non vedremo nulla di Foot fino almeno a metà luglio inoltrato. Ok, beh, probabile. Magari organizziamoci e andiamo assieme al Gamescom se si sa che c'è qualcosa di Io volevo valore. andare a Los Angeles, ma ormai non vado più. Io volevo andare all'EA Play, ma perché mi aveva detto già Colin che se ci andiamo stavolta andavo io, l'anno scorso è andato a Man. Però non so se andremo per vari motivi. Non lo so, perché la IE è molto lenta a comunicare, quindi è facile che se ce lo dicono una settimana, chi ci va? Mica spendiamo 3.000 euro di volo. Dai, infatti. Consigli per qualificarsi a Foot Champions, la squadra 200k buggata. Guarda, Barto, se vuoi consigli per qualificarti al Foot Champions, ho fatto tipo 6 video nel giro di 2 anni dove spiego come qualificarsi. Alcuni consigli sono ripetitivi, altri sono nuovi. Guardati l'ultimo video che ho fatto al riguardo, cioè è il penultimo video che è uscito, se non sbaglio. O è l'ultimo o è il penultimo? Vai a vedertelo, lì ne parlo per 10 minuti, quindi sicuramente lì con esempi e specifiche più precise ti dico dove andare a vedere cosa è più facile vincere. Lì non sono consigli dettati dal tipo di squadra che hai, ma dal come lo affronti, perché io nel mese della qualifica di PlayStation e queste cose qua facevo la qualifica sia su PlayStation che Xbox e anche se su PlayStation ho la squadra di merda. Qualificarsi al Foot Champions non è così complicato, devi solo capire come fare se non sei molto forte. Quindi magari guardati i video e sicuramente troverai le tue risposte. Accanto a Vieira 86, come secondo mediano, meglio Goretzka o Milinkovic? Goretzka, visto che Milinkovic ha meno intesa. Com'è Gullit 86? No, No. bocciato. Leva quel Vieira e fa giocare Ramos, Totti, CDC di un altro pianeta. Sono gusti. Io amo Vieira con tutto il mio cuore, non lo leverei mai. Sì, due, credo che siano due i Tots in quel pack lì. Non lo so perché non le ho finite queste Weekend League. Nick Inter. Credo di aver risposto a tutte, Nick, nel caso riscrivi. Accanto a Salah e Son, che gli posso mettere con 500k? Ho provato Lukaku, ma non mi piace. No, Lukaku non va bene. A fianco a Salah e Son ci vorrebbe Ronaldo, quindi metti via magari 200.000 crediti e la ibridi. Tanto ormai costa poco, pure aspetta che esca Perisic o che esca qualcosa. O magari anche lo stesso Mbappé che è appena uscito, non è male. Che uscirà sicuramente Tozzo e costerà meno. Un portiere. Ah, Benji va a Los Angeles a provare cose. Dai, lui va sempre. Perché Activision Italia è molto. Lavora molto in Italia e quindi invitano i loro influencer. Ma anche noi, anche in Italia ha Uguale. mandato Ron. Ah, sì, nel senso mandano i soliti. Sì, uno conosce benissimo il gioco. Non abbiamo, in Italia purtroppo abbiamo sempre avuto la pecca, cioè no, in realtà era migliorata nell'ultimo periodo perché tipo abbiamo coinvolto me e Daniele al Games Week, qualche roba, stavano un pochino migliorando, ora vediamo se con la nuova gestione, magari ci vuole un attimino e quindi non ha preso decisione per ora, speriamo che con la nuova gestione valuteranno un pochino anche le persone che tecnicamente se ne intendono di più. Un portiere forte per la Serie A, Donnarumma, o aspetta i Team of the Season della Serie A? Magari anche Alisson, ma mi hanno detto molti che non è così forte, altri invece ultimamente mi hanno detto che è forte, quindi non ti saprei dire perché non l'ho provato. Oggi è uscita la notizia che la Roma sarebbe interessata a Donnarumma, Lozano, Donnarumma. sarebbe ritorno alla Serie A in VL se dovesse succedere. Ma bisogna sempre vedere se Lozano sarà forte anche l'anno scorso, perché i giocatori veloci in fascia ce li abbiamo, bisogna vedere se rimane forte. Mi fai una previsione stats e costo di Allan Tots? Vediamo. Questo è interessante, una domanda interessante. Poi tra poco mi metto a fare le squadre, perché se no, se le domande continuano a essere troppe, non ce la faccio a rispondere a tutti. E a fare anche le squadre. Allora, prima di tutto bisogna vedere se esce Allan. Tu dici che uscirà? Secondo me sì, più facile che riesca lui piuttosto di nuovo, ancora fare re-release di ANSIC, soprattutto con la scusa che possono anche non uscire. Guarda, secondo me Allan
probabilmente avrà sull'86-87 di velocità, perché ha avuto un solo in forma, quindi non credo che lo upgraderanno più di troppo. 85 di passaggio, 86 passaggio, 88 di dribbling, 89 di dribbling, un 90 di difesa, 90 di fisico, magari arriverà anche a 70 di tiro. E come media sarà sull'88, secondo me, perché da 83 non lo portano tipo a 92. Però tipo 87, 88 magari ci arriva e sarà un giocatorone nel caso in cui ci arrivi. Andiamo avanti a leggere. Aspetta, vado avanti, dove è finito? Sì, adesso c'è le squadre. Sì, il 95 è forte. Non, guarda, il downgrade che hanno fatto a Nainggolan lasciamo perdere, perché posso capire che si basa sulle statistiche internazionali, però ho visto giocatori messi alla pari di Nainggolan che veramente non si possono vedere. O giocatori messi sopra che hanno giocato meno partite di Nainggolan, quindi è una paraculata. Abbassarlo di 5 punti l'hanno fatto semplicemente perché nell'ultimo periodo era fuori dalla rosa per il casino che era successo. Però, boh, non sono d'accordo. Potevi abbassarlo, ma non così tanto, secondo me. Te che dici, sei d'accordo? Suarez è un fenomeno, anche Azpilicueta e anche Walker. Te cosa ne pensi del downgrade? A me Walker non è piaciuto. No, no, il downgrade di Raja ai mondiali. Ridicolo, Ok. ridicolo. Cioè, è troppo. Io posso capire che lo abbassi perché non ha giocato nell'ultimo anno 2 anni, perché era fuori per quei problemi lì. Però, nel senso, quando c'è stato, ha fatto sempre la differenza. Ha fatto anche 6 gol in tipo 30 partite, che è un buon numero per un centrocampista. Ha fatto lo stesso numero gol di alcuni attaccanti che hanno preso 82. Quindi, no, non riesco a capire proprio su quale basi puoi abbassare il livello, perché onestamente non lo abbassi così tanto a un giocatore che è così forte. Però, vabbè. Cioè, secondo me meriterebbe. Cioè, se fosse in Premier Nainggolan, probabilmente avrebbe 88 come Kanté. Adesso le guardo le squadre, raga. Chiudo velocemente le ultime domande, poi magari risponderà Marco se ha In voglia in chat, sì, chat mentre io in chat parlo. qualcuno ha risposto, anche perché mi vedeva con fuori classe, puoi fare, ti danno pacchetto fuori classe, cioè col pacchetto fuori classe ci sono due tots adesso, Sì. spero che li cambino però, cioè mettano Sì, solo perché così quelli di no. Liga. Eh sì, così non sono d'accordo neanch'io. Non mi fa neanche venire la voglia di ammazzarmi per averli, perché magari non trovo nessuno. C'è da dire che costano, il tots più economico costa 80k, comunque fai No, beh, 160k, male che ti vada. ce n'è anche qualcuno a 50, o sbaglio? No, Sono non ho detto saliti tutti? quello, chi costa meno costa Ah, vabbè, 80k. adesso sì, ma perché c'è la SBC della Liga. Magari con quelle serie A così si abbasseranno, perché si abbasserà il valore. E l'interesse. Vedremo. Cioè, tipo, settimana Sì, scorsa sì, sì. costavano 50. Pogba può fare il mediano con Petit? Sì, ci può stare insieme. Se ha di fianco Petit lo può fare. Da solo, insieme magari un altro simile, no. Chi mi consigli di mettere di fianco a Dzeliri? Rio Ferdinand, Sergio Ramos, Aspilicueta. No, Aspilicueta no, perché Dzeliri è basso. Boh, Rio Ferdinand, Sergio Ramos principalmente, magari Maldini se ti piace. Son Papu e Dybala sono tutti e tre forti, ma preferisco Son. Nel rombo come li vedi? Petit, Kanté, Gullit e Del Piero. È un buon centrocampo, Gullit CC, se all'86 è un po' sprecato, puoi trovare in quel caso giocatori migliori, però un ottimo centrocampo. Flynn, con i tuoi giocatori devi usare il rombo stretto, ma ti manca un me. Ah no, c'hai Bakayoko. Sì, rombo stretto. O 4-2-3-1. Sì. Però più rombo stretto con questi giocatori. Che miglioramenti posso portare? Che miglioramenti posso portare? Onestamente. Milan è Migliorerei sul centrocampo. più forte Bonucci Totti di Chiellini comunque. Ciao Sterius. Tra quanto fai le squadre? Quasi finito con le domande, facciamo le squadre. Figurati, Angry. Angry.
Koretzka Sissoko, Kanté. No, Sonny con 6 d'intesa mi sembra un po' sprecato. Rende comunque, ma mi sembra sprecato. Bella Cosimo. Sì, costerà Più che altro meno non è, ci Neymar. sono talmente tanti giocatori che non c'è neanche più bisogno di usarli fuori intesa, cioè con tutti i tots che sono usciti. Secondo me non conviene messi in IFA adesso. Ciao Jude. Aspetta. Sto finendo di leggere domande. Poi facciamo le squadre che dovremmo aver finito ormai. Ok, credo di aver risposto a tutte le domande, nettamente. Ma Ronaldo Totti che non posso spostare perché poi perde intesa è Ronaldo Caghero. Ho capito. Doc si sente piano rispetto a te, è normale. Sta parlando pure a più bassa voce rispetto a me, io sto parlando a voce più alta, però è sempre normale che quello in sottofondo si senta più basso. Cercate di alzare un pochino il volume perché più di Proverò a questo... urlare un po' di più, allora. Anche secondo me è meglio Bonucci, però costa anche meno. Va bene come coppia Blanc e Ramos, sì. Qual è meglio? De Bruyne, Vase, COC, Mahrez, Addison, Zaha, Potman, Eriksen. Son, secondo me. Chi ci metto a centrocampo con Modric e De Bruyne? Mettici Blanca, mi Bakayoko. ha detto Sì, prima. è un altro però mi sa che l'ha chiesto, nonostante sia stessa domanda. Io metterei Blanc, sì, ci può stare. Cioè, lui metterebbe Oh, Blanc, ma sono vabbè, convinto lira. anch'io. Cioè, dipende quanti Dai, soldi. ora mi sposto su Discord io, raga. Voi nel frattempo siamo in più di 100. Lasciate almeno 100 like se non li abbiamo ancora raggiunti. No, io non ne vedo 100, ne vedo 79. E io ne vedo più di 100. Considera che però il mio è più aggiornato. Ok. No, intendi like? No, i like sì, sono 79. Io intendevo spettatori. Mi Ah, ok. raccomando, raga, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Se siete nuovi, che E immagino lasciate sarete un in like. tanto. E lasciate like, soprattutto iscrivetevi perché incominceremo a buttare degli spoiler pesanti su delle cose che faremo io e Marco. Molto, molto E fighe. altre persone. Esattamente. Quindi mi raccomando, raga, iscrivetevi e lasciate like per continuare a seguire le cose che facciamo assieme. Io nel frattempo dico un attimo su Instagram che siamo live, Sei che non l'avevo live. fatto, e taggo anche Marco. Vai, spammate. Ho saltato le domande? Cioè, se le ho saltate, scusatemi. Luca Hernandez messo di C? No, abbiamo risposto prima. Luca Hernandez Tots messo di C? Abbiamo detto di no, che secondo me non vale la pena. Se mi sono perso qualche domanda, scusate, cercate di rispondere a tutte, però nel senso non è sempre facile, perché voi scrivetemi, salta la chat mentre scrivete. Comunque. Ragazzi, siamo live. Aspetta, che cazzo, è sempre cringe queste cose. Ragazzi, siamo live, tirate in su per venire a seguire la live. No, aspetta. Raga, tirate in su, io e Marco siamo live e stiamo facendo le vostre squadre, quindi venite a seguirci se volete farvi fare le squadre da me, Dr. White. Dai. Ok, Tirate in su, io e Marco. aspettate giusto che la metto su Instagram. Mi raccomando, raga, like e iscrizione e adesso iniziamo. Prima vi iscrivete, prima lasciate like e poi iniziamo anche con queste. Io faccio la storia al volo e poi le facciamo. Come sei su Instagram, Marco Bianchi o Dr. White? Non lo so, io Instagram non è che lo uso, Ah, Dr. però è White, Dottor White, mi pare. ok. Tirate in su per seguirci. Swipe up. Molto utile Instagram. Io sono piuttosto. Cioè, sto crescendo su Instagram. Io uso zero. Vabbè, io più che altro perché faccio tante cose fuori con la Roma e ormai sto facendo tantissimo sotto quel punto di vista. Eh sì, dovrei iniziare anch'io. Cioè, diciamo che sono due pubblici separati.
Quindi se riesci anche a unirle ancora meglio. Quasi finito. Secondo me Gennaro è più fondamentale che Antetokounmpo di Pogba 91. Sì. Vi consiglio, se vi interessa un centrocampista di Premier, di provare Alli in off the season, non è male. Non è, chiaramente non è Gullit, non è un fenomeno, 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 però è un giocatore molto solido. E non ci avrei Ok, messo eccomi. uno, sinceramente. Ho questi account strani che stanno apparendo oggi. Creati tipo ora. Che insulta alla Roma. Ok. Nasconditi. Che portiere di Serie A consigliate Donnarumma? Grazie ragazzi. Mi spiegate perché con 18-4 non sono riuscito a fare fuori classe? Devo giocare lunedì mattina alle 2. È una questione di costanza. Cioè, il problema di chiunque giochi discretamente nelle prime e poi si perde, in genere è un problema di costanza quando incominci a perdere, di riuscire a... perché il livello poi si alza man mano, un po' come lo Swiss System, poi lì devi riuscire a mantenere con costanza il tuo livello senza mai abbassare il livello. Comunque ragazzi, siamo in 110, raggiungiamo almeno 110 like, raggiungiamo almeno 9.550 iscritti, iniziamo subito le squadre poi. Intanto lo Voi setto. comunque se giocate la domenica notte è molto più facile. Sì. La live è fino. In effetti non l'ho scritto su Discord che siamo live. È veramente, veramente molto più. Cosa? Ok, allora, che punto siamo? Abbiamo superato i 110 like. Potrebbe uscire Bale comunque nel Team of the Week. No, non Interessante. male. Potrebbe anche uscire il Team of the Season, perché nel periodo in cui Ronaldo è andato male, Bale ha tenuto in alta la squadra. Fammi Eh vedere le vabbè, c'è già il statistiche. Team of the League, quindi. Ah già, ma sono rincoglionito io. Ok, no, non puoi uscire. Che secondo me sarebbe stato... cioè, ha fatto 15 gol in 25 gare. Per un esterno è ottimo. Fatto un po' come Ronaldo che ha giocato poco. Sì. Li hanno tenuti per la Champions, perché hanno visto che ormai il campionato era andato. Eh sì, il Real si è concentrato chiaramente Ancora su. 5 iscritti, raga, iniziamo. Gallese, Adeghia, Zanetti, Ramos, Azpilicueta, Valencia, Rijkaard, Eriksen. Ciao Anthony. Io ti direi di togliere Ronaldinho e alzare Del Piero e prendere un centrocampista migliore. Perché Del Piero ho messo. No. Sì, Del Piero CCD secondo me non ne vale la pena. Non è un granché. Poi mi dicono sempre che ci sono i player che fanno 38 giocando la domenica sera, cioè vabbè, buon per loro, cioè tanto l'unica cosa che contava era far 40. Sì, ormai non conta più Come niente. 40? Diciamo che c'è... Sì, Complimenti perché sei comunque bravo a far 40 anche settimana, però. diciamo che l'unica secondo me... Allora, secondo me rimane comunque un ottimo risultato riuscire a fare top 100, anzi è importante, però diciamo che ai fini competitivi è totalmente inutile da ora in poi. Cioè è utile per se stessi e per i contenuti. Tutto qui. Sì, è come probabilmente il weekend che ci sono i playoff, fai top 100, va bene, però tutti i pro sono via,
Sì, esattamente. Cioè, bisogna, secondo me, nella nostra community un pochino quello che manca da insegnare è che si valuta il valore di un giocatore non in termini di Weekend League Online, perché i team esteri non valutano, cioè i team esteri seri, non quelli piccoli, non valutano in termini di Weekend League Online, che comunque finché sarà parte della qualifica sarà comunque parte del parametro. Però la maggior parte del parametro, considerate che gli esports sono un business, non sono giocare con i videogiochi e basta. È un business, come lo sport è adesso, è un business. Cioè, quando i soldi vengono investiti, devono tornare indietro. E credetemi che fare 40-0 nella Weekend League non fa tornare indietro i soldi che una squadra investe. Per far tornare indietro i soldi serve riuscire a portare sponsor, serve riuscire a lavorare pubblicamente bene, serve riuscire a essere presenti agli eventi. Per mostrare il logo, perché comunque lo sponsor non è importante che tutto il team ci sia, ma che una buona parte del team ci sia. Cioè, ci sono tanti, diciamo, obiettivi importanti a livello di esport, e questo devono ottenere. Quindi, diciamo che la Weekend League non è l'unico parametro su cui basarsi. Pubblicamente servirebbe basarsi per capire il livello di un giocatore dagli eventi dal vivo. Lì sì che si vede chi è forte, perché lì ti Sì, metti alla esatto. pari sulle stesse, cioè stessa connessione, stesse squadre, sei dal vivo, nessuno può giocare al tuo posto perché, occhio, c'è gente che gioca al posto di altri, non ti puoi incontrare con i tuoi amici, e anche questo succede, non puoi fare uno glitch, quindi occhio, perché tutta la gente che non gioca in streaming la Weekend League, quando magari la giocano normalmente, poi non la giocano, e non parlo di italiani, sia chiaro, perché noi italiani siamo gli ultimi degli stronzi, io parlo proprio dei tedeschi, dei francesi, e di tutte le altre nazionalità all'infuori dell'Italia. I No, i francesi sono i francesi peggiori. sono i peggiori, gli americani pure. C'è gente che è andata in Asia a giocare alla Weekend League il giorno dei playoff, ti dico solo questo. Quindi ragazzi, la Weekend League guardatela, è importante, ma fino a un certo punto. Per capire se un giocatore è forte, guardate gli eventi al vivo. Vabbè, comunque chiusa questa parentesi perché ne stavamo parlando e mi sembrava interessante. Secondo te è meglio avere un centrocampo D'accordo. solido e un attacco buono o un centrocampo con Tolisso, Bakayoko, Neymar in attacco? Io ho iniziato così, con un Tolisso, Bakayoko, Neymar in attacco. Allora, abbiamo raggiunto l'obiettivo. 700k da centrocampista forte, non puoi prendere De Bruyne perché non ce la fai. Potresti prendere chi è che c'è come centrocampista forte con 700k? Centrocampista? Vieira? Mi sa che se non è 800k se metti via 100k, una Ma cosa c'è del già genere. Rijkaard, metterlo come Ah, mezzala, c'è Rijkaard, quindi potresti prendere Pogba centrocampista. 91 forse. Kanté quanto va ora? Vabbè, mi si è disconnesso da tutto di nuovo. Che cazzo di gioco. Pogba 91, perché no? Che dici? Pogba è forte, a me piace, l'ho usato per un bel periodo. Altrimenti potresti aspettare e prendermi Milinkovic-Toms, sperando che costi quella cifra lì. Vediamo se ora me lo fa vedere. Sì, tanto per un... alla Ah. fine manca veramente poco, Mica cioè per quello lì vale Kanté. bene aspettare una settimana e prendermi in coincidenza. Cioè, Kanté è sceso tanto, però non è sceso quanto altri giocatori, costa ancora 1,2 milione. Perché non è uscito Team of the Season. Beh. Invece Vieira è sceso di botto, lo fai 880 mila. Sì. Comunque, iniziamo a fare un po' di squadre. Ora mi servirà il tuo aiuto dalla regia. Allora, intanto vediamo se qua avete scritto qualcosa che mi sono perso, no, qua erano chiacchiere degli altri giorni. Queste rispondo dopo. Raga, le squadre scrivetemele qua nella sezione Squad Builders, così vado in ordine. Devo partire da qua, Kratos, ok. Qua domande. Questo rispondo dopo. Allora, partiamo da qua. Kratos, ciao Insa, questa è la squadra. Come
Come la posso migliorare? In game uso 4-2-2-2 con Nainggolan, Bakayoko CDC, Sané, Willian COC. Allora, nel 4-2-3-2, secondo me, Nainggolan base non è il massimo insieme a Bakayoko. Tu che dici? Soprattutto a sto punto del gioco. Cioè, più che altro perché ce l'hai pure con 7 d'intesa, questo significa che non ti renderà al massimo. Onestamente, a questo punto ti fai il triangolo Juve lì e ti metti un bel Benatia 87. E al posto di Raja ti metti Matuidi 86 o comunque aspetti che escono i Tots che uscirà qualcosa. Però Nainggolan insieme a Bakayoko secondo me non rende. Nainggolan gioca bene nel rombo stretto nel 4-1-2-1-2 e se lo metti a uno dei due, un CCS o CCD, ma come CDC non mi fa impazzire. Il resto della squadra può andare bene, cercherai di migliorare Willian e magari più avanti levare Szczęsny. Già Sì, adesso. Szczęsny con tipo del Naruto. No, ma secondo me ci sta come squadra, eh? Nel senso, se hai Ferdinand e tutti questi giocatori, secondo me ci sta, nel senso, non la farei molto diversamente. Cerca solo di migliorare quello. Se no, al posto del triangolo Serie A, metti il triangolo tedesco con Boateng, Farman in porta. Metti Alaba a sinistra e Vidal, che va bene, è perfetto per la tua rosa. Insa, cosa ne pensi di un 4-2-3-1 No, con poi Farman? altrimenti potresti andare sull'angolo tipo quello portoghese quando escono i zombies nel resto del mondo. Sì, anche. Se vuoi aspettare tutti i tot, ci saranno molte altre soluzioni. Cosa ne Sì, pensi di un esatto. 4-2-3-1 con Farman, Aurier, If, Vertonghen, Tots, Boateng, Sessegnò, Potm, Goretzka, If, Sissoko, Footbirthday, Son 86, Neymar, Moritz, Tots, Zaha, Potm. Allora, non mi piace Vertonghen, onestamente, però probabilmente l'hai trovato e quindi lo vuoi usare, quindi ci può stare. Diciamo che di fianco a Boateng magari regge. Non mi fa impazzire l'idea di usare, se vedo bene, Sessegnon come terzino, onestamente. Non è scarsissimo, non è fortissimo, ma Non neanche riesco a capire come fai a scarsissimo. fare l'intesa, però. Sì, diciamo che No, perché il cioè a problema è. sinistra soprattutto secondo me c'è un po' di Ma il alternative. fatto è che c'ha Boateng. Non capisco come fa a fare l'intesa con Sessegnon, avendo Aurier a destra con Vertonghen. Cercando di capire, ma. A meno che lo cambi in game, immagino che lo cambierai in game. Cioè, se non lo cambi in game, non mettere Sessegnon con poca intesa, dalla l'intesa a Boateng. O comunque. Cioè, devono avere intesa quei due giocatori perché non sono tots che magari rendono lo stesso, hanno bisogno di avere l'intesa più alta possibile. Poi Goretzka, Sissoko, cioè a meno che mi sono perso io un terzino, Aurier, Vertonghen, Boateng, Sessegnon, no, non mi sono perso nessuno. Goretzka, Sissoko, Son, Maritz, manca un giocatore, mi sa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, 11, no, ci sono tutti. Boh, che cazzo mi sono perso, non so, boh, vabbè. Goretzka, Sissoko, penso che Sessegnon non terrà in corsa però, c'è cioè Goretzka, immagino ci sarà un tedesco a sinistra per fare l'intesa. Sissoko, beh, ti manca un mediano puro, è quello il fatto. Sissoko e Goretzka sono simili, al posto di Sissoko piuttosto metterei Bakayoko se non hai crediti. Se hai qualcosina da spendere metterei un blank, ma non farei giocare Sissoko e Goretzka assieme in mediana. L'attacco ci può stare, ma Zaha non è un attaccante che può giocare da solo. Davanti ci vuole un attaccante che sappia tenere botta. Zaha fisicamente non è così forte. Cioè, ce l'ho qua di fianco, fammi vedere quanto ha. Però mi sembra che non è chissà che. Cioè, c'ha 83, ma non li dimostra in game. Cioè, se tu ti ci trovi bene, lascialo. Però onestamente non lo so, Zaha là davanti. Tu che dici, chi metteresti? Hello? Io, non è male come laterale, però punta Ok. c'è di meglio. Tipo Adam, io non lo consiglio, consiglio Ter Stegen se volete un po' un portiere. Tra l'altro costa pochissimo, eh. L'ultima decision di Ter Stegen costa tipo 160k.
Sì, De Flavio, questa qua che ti ha consigliato non è male, al posto di Hazard ti metti un mediano. Neymar lo puoi far subentrare, sì, ci può stare, carina. O comunque puoi mettere un questo attaccante al posto di Hazard, però al posto di Sissoko metterei Blank, come ho detto, secondo me manca un mediano lì in mezzo. Mi serve una mano, secondo me è troppo offensiva, non guardate l'intesa perché è in game. Salah, Neymar, Agüero, Suarez, Rui Costa, Vieira, Fernand. La squadra è ottima, ti manca un centrocampista, tutto qui. Quindi Suarez, hai detto che è in game, giusto? Sto vedendo, no, ma Sì, è in sono game, è lì. in game. No, Suarez è sprecato lì. Hai, No, cioè. più che altro perché si può sentire sempre con Vierà da quel lato, vuol dire che va. No, infatti, allora, quello che devi fare qua sono due le cose. O giochi con 4-2-3-1, così puoi usare tutte e quattro le punte, cioè Suarez, Salah, Agüero, Neymar, mettendo Suarez punta, con uno tra Neymar ed Agüero, meglio Agüero forse, dietro a Suarez, con Neymar a sinistra, Salah a destra o viceversa. E giochi con Vieira, ma dai via Rui Costa per mettere un centrocampista che affianchi Vieira. Oppure giochi con 4-1-2-1-2, però devi vendere. A questo punto io venderei Salah tra questi e metterei Suarez di fianco ad Agüero con Neymar a tre quarti. E a centrocampo ti vai a prendere un Fernandinho Tots, un Kanté Toti, un Gullit 90, non lo so, un centrocampista che possa fare entrambe le fasi e che possa aiutare in difesa. Perché Rui Costa non lo può fare. Stessa cosa per il 4-2-3-1, in quel caso levi Rui Costa e metti un centrocampista che possa fare la fase difensiva. Questi non scambiabili, poi chi ha in porta De Gea, ok, no, De Gea va bene. Questi non scambiabili più 1.900.000, il modulo a caso per l'intesa, poi cambio io. Perché non posso modificare direttamente Vediamo queste? Cioè se non mi apre. io ho l'odio perché non posso modificare direttamente le rose. Perché Allora, non sono tue. lo so, però Cioè, Son, potrebbero così, farlo. Son. Portiere chi è che non lo vedo? Donnarumma. Sì, è il tuo amato. No, chi è il portiere? È il tuo Sì. amato, Donnarumma. E il problema è che se mette Donnarumma. No, l'unica cosa che puoi fare è levare Donnarumma. Per il Dovresti resto. mettere Bonucci, No, vedo Totti, tripla, Macello. intesa con Donnarumma. A quel punto ti serve Dembélé come centrocampista destra per dare l'intesa ad Aurier, No, secondo e me non poi ti vale serve la pena. Lukaku Toz come punta per dare l'intesa a Matic, e poi l'attaccante destro puoi mettere chi vuoi. Ci può stare se vuoi tenere Donnarumma, ma io sono del parere che, visto che è 1.800.000, non userei Donnarumma, metterei De Ce la fa. Gea. Sì, no, farcela ce la fa, però secondo me io piuttosto metterei tranquillamente De Gea, in difesa metterei. O se no, metti Desailly in difesa e tieni Donnarumma, e sti cazzi. Anzi, fai così. Se vuoi tenere Donnarumma, metti Desailly a fianco a Ferdi, anche va su, credo, 500-600k. Poi a Anche centrocampo, meno l'87. quindi vedi, voli proprio. Poi metterei di fianco a Matic. Aspetta che rispondo a una chiamata con un messaggio. Metterei di lì appunto di fianco a Ferdinand. Matic con di fianco. Vabbè, lì ce ne sono tanti, onestamente. Kanté, Fernandinho, Pogba, chi ti pare. Così puoi giocare un po' con tutti i moduli. E poi davanti hai vasta scelta. Son già fa il suo lavoro. Di fianco a Son puoi mettere Crespo, banalmente. A destra metti, che ne so, Willian 87 o Salah, di una della versione più alta che puoi. Insomma, diciamo che una volta che hai messo Desailly dietro, puoi spaziare con i giocatori della Premier che preferisci. Il resto li puoi tenere perché sono tutti forti. Di fianco a Matic metterei o Fernandinho o Kanté, forse Fernandinho perché costa meno. Te che dici? A me una coppia Matic-Fernandinho a me non spiace. Sì, sicuramente sistemi, cioè metti un centrocampo difensivo che dovrebbe non far passare più nulla. Entrambi hanno tipo Fernandinho 93 di difesa complessivo, Matic ha 92, 91 e 95 di forze fisiche, cioè fisiche totali rispettive. Ma
Mbappé Tots, invece cosa ne pensi di Forte. Player of the Year? Forte, ma non credo che farà molto successo, perché c'è tanta Secondo me scelta. troppo. Sì, anche, soprattutto per la Lega in cui gioca, perché lì non c'è così tanta scelta. No, più che altro perché costa più di Sané. Non doveva costare più di Sané, doveva costare al massimo uguale. Sì, forse l'hanno fatto perché Sané può giocare solo... Cioè, non è una punta, mentre Mbappé può fare la punta, stile Ronaldo, e ha 4 di skill. E coi francesi è insomma, non ibridabile. Non costerà mai 800k con la scambiabile. No, infatti no. Cioè, quindi allora, secondo me fatto. Lì hanno proprio cannato l'SBC. Come miglioro con 1 milione? Allora... Migliori la difesa, perché davanti a centrocampo a me piace, cioè io ci giocherei così. Migliorerei la difesa al posto di Alexander No, Chiellini, Chiellini no. Dipende, metterei... almeno che... Vedo, purtroppo devo tenere la definizione bassa. È il Tozzo? No, è versione base di Chiellini e Alexander. No, sinceramente con 1 milione, piuttosto di usare loro due, metterei Rio Ferdinand Prime e a sinistra metti chi ti pare. E al posto di Valencia cercherei di mettere una versione di Walker 86, perché a me piace, o Aurier 84. Così dai anche 10 di intesa Courtois e lo puoi usare. E Alexandro lo puoi tenere, se no se lo vuoi cambiare puoi mettere Roberto Carlos più avanti o che ne so, un qualsiasi altro terzino della Premier. Però nel senso Alexandro lo terrei, metterei semplicemente Ferdinand Prime e se riesci... Metterei o Desailly Prime o Azpilicueta Tozza al posto di Bailly. E poi è perfetta, onestamente. Cioè, mi pare una squadra divertente. Miglior squadra da 600k. Ok, proviamoci. Allora... Chi vince il mondiale? Non lo so. Vediamo dopo le prime partite, perché il mondiale è sempre particolare. Secondo me due squadre che lotteranno alla morte, ma proprio alla morte, sono Portogallo e Argentina, perché più di ogni altra, proprio Ronaldo e Messi hanno bisogno di vincere un mondiale. Cioè, penso che loro lo vogliano più di ogni altra cosa, perché hanno vinto qualunque altra cosa. Cioè, Messi non ha vinto manco sì, la Coppa... Manca solo il mondiale. Però diciamo che la cosa proprio importante che manca a entrambi è il mondiale. A Messi, vabbè, manca anche la Coppa America. Però diciamo che la cosa più... difficile da vincere, che entrambi non è che giocheranno 1000 altre volte, massimo 2 o 3, probabilmente Ronaldo no, non più di 2. Secondo me questo ad alti livelli è l'ultimo. Sì, io dico proprio giocato, penso che Ronaldo giocherà ancora 2, Messi magari 3. Sì. Però diciamo sono gli ultimi, devono vincerlo, quindi secondo me Argentina e Portogallo lotteranno alla morte per farcela. Poi Portogallo arriva dalla vittoria europea, quindi arrivano consci del fatto che ce la possono fare. Allora, vediamo un po' questo, Sergi. Roberto. Secondo me vince il Brasile. Sarebbe figo. Mi è sempre piaciuto il Brasile come nazionalità. Poi la simpatizzo molto, oltre per quello, anche per l'amicizia con Brazzo. Ciao Nena, come stai? Cosa? No, ho risposto in chat. Ma... Mi raccomando, raga, lasciate like e iscrivetevi se volete che queste cose continuiamo a farle. Io sto vedendo, sì, la chat. Le squadre sono su Discord, comunque dovete, c'è il link in descrizione al video. Vedete come sto facendo, no? Che vado su Discord. Se no ve lo spammo io, dai. Tanto punto esclamativo Discord, mi pare. Sì, esatto. No. Sì, punto esclamativo Discord, ci vuole qualche secondo prima che arriva. Ah, ok. O se no fai anche punto esclamativo Dr. White. È arrivata. Se hai Davis, metti Davis. Se invece l'hai dato via... Perché il problema è quello... Roberto lì che rompe le palle. Vabbè no, metti Aspiliqueta. Metti la cavi. E via. E voliamo. Aspiliqueta... Secondo me... ma 600k non ha chissà quanti crediti. Ma il Brasile ci ha già superato per mondiali, scusate. No, credo che sia a pari. No, forse ne ha uno in più. O è a pari o uno in più? Uno in più.
O una in più o alla pari, non mi ricordo. Prova a cercare. Ne ha vinte 5 volte, 58, 62, 70, 94, almeno. Infatti mi sembrava. Quindi 5 contro... Cioè... se potete fare il discorso se non volete essere attaccati dal Brasile, però... Sono già davanti. Tra l'altro ci hanno battuto 2 volte, finale su 5. Allora, sto pensando al centrocampo di Premier con... Abbiamo Si sa che speso... football dei serve. Aspetta, sto vedendo quanto abbiamo speso perché secondo me l'attacco è più importante quando hai pochi crediti. Cioè io ho messo De Gea in porta che lo posso togliere nel caso di bisogno di crediti. Abbiamo speso già 180, 90 più o meno. 70 più 30 fa 100, no, abbiamo speso già 210. No, perché ho detto 70? Non era 60, sono rincoglionito io. Sì, 60 più 30. Ah, 70 per contato 10. Ok, sì, più o meno 210, più o meno. Ok, abbiamo ancora circa 490.000. No, che cazzo sto dicendo? Sono rincoglionito, 390.000. Ma il Io... mondiale per club è sto weekend? Sì, a Parigi. Infatti non Ma è sarà neanche su questo? Sky. Sì. Su Sky? No, non ci sarà su Sky. L'anno scorso era su Sky. E anche quest'anno? No, quest'anno no. Perché Sky Sport è a Londra. Loro hanno l'accordo con gli Anche UK. quest'anno? No, ho detto di no. Marco? Marco? Ehi, ci sento, ma te che non mi rispondi. No, ti ho risposto tipo 3 volte. Se ascolti la live lo vedi che ti ho risposto tipo 3 volte. Ho Ho detto. sentito che su Sky, io ti ho chiesto, va su Sky? E io ti ho risposto tipo 3 volte. No, perché hanno l'accordo con Sky UK, che è a Londra. Quindi Ah, ok. sono curioso di vedere cosa Quindi è faranno. solo Twitch. Non ho idea. Non lo sa neanche Daniele che ci deve andare. Molto bene. Infatti, lui ha scritto a me per chiedermelo. Che fretta c'è dopo tutto? No, va. Ehi, ehi. Non so chi Dai, lo mette so, per lo so. ibridare. Metto blank, vaffanculo. Piuttosto spendo di meno da qualche altra parte. Blank può fare al posto di Bakayoko, secondo te? Al posto di Bakayoko Blank. O devo comunque mettere Bakayoko di fianco a Blank? Sia in un rombo Secondo me stretto che... no, perché secondo me diventa troppo difensiva, cioè a quel punto metterei piuttosto sul soccorso davvero. Ok. Ci sta. Quanti crediti erano? 600k, al massimo basta togliere De Gea e arrangiare di lì. E no, perché sennò sono un po' Dici pochini, che quindi si... sto pensando più, cioè Sissoko... piuttosto Blank e Pogba, secondo me. Ma tanto Sissoko costa più o meno come Pogba. Ah no, costa ancora 90k. Se no anche Kanté, che comunque fa un po' entrambe le fasi. Boh, io Kanté lo metterei, a me piace. Cioè io le voto Pogba per Sì, beh, poi chiaramente più forte, Pogba. Scusa, forte di qualsiasi versione di Pogba. Kanté. Costa meno, costa 40k Kanté. La versione 88. Sono scesi davvero dei prezzi. Cioè, anche ce lo si poteva aspettare, a parte forse l'unico che ha mantenuto un po' era un... Sì. Gli Sì, perché ce ne sono pochi. altri, anche Secondo me... Ramos Toti era rimasto molto 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 alto. Adesso non so quanto è arrivato, però quanto costa Ramos Toti?
Ramos, Totti, Costa. Aspetta, finiamo sta squadra. Chi metteresti di attacco in Premier? Jesus con pochi K. Son l'ho già sì, messo. Secondo me è la scelta migliore. Sì. Secondo me è la scelta migliore. Eravamo stati comunque costa 1.300.000. Tantissimo. 320, abbiamo ancora 30k per chiudere la rosa. Toglierò perché il ruolo? Due ruoli, toglierò De Gea e sti cazzi, metto Courtois. Beh, metti William Martial. O Begovic o Begovic, importa. Io metto Begovic, però se vuoi puoi mettere Courtois, che secondo me è comunque buono. Così hai ancora 300 in meno. 300, quindi 480, 460. Avevamo 600, 160 abbiamo. 160 a dividere in due. Giocatori. Quindi. Kanté, Blanc, poi bene, sia 4-2-3-1 che 1-4-1-2-1-2. A destra, beh, o metti William 87, ma 100k mi sembrano troppi. No, secondo me William Basel può anche... Vediamo se c'è qualche altro... Io la butto lì. Io la butto lì. A me piace molto. Per fare un qualcosa di diverso. Mm-hmm. Anche Mahrez, è vero. Ora per chiuderla... come c'è... Lingard non è male. Sì, Lingard, però è centrocampista. Sì, sì, ecco, questa secondo me è una buona rosa. Magari riesce a mettere Courtois più avanti De Gea. Sì, mi piace. Ah, non lo sapevo. Beh, ci stavo tenendo in contiamento, non sapevo che c'era questa opzione. Andiamo avanti invece con le squadre più normali. Ti metto Blanca al centro e cambio modulo inizio partita. Sì, è un'ottima rosa, niente da dire. Magari al posto di Begovic cerca di mettere De Gea. Sì, io invece direi che per il portiere Begovic va benissimo. Tanto io l'ho odiato. Io l'ho odiato, invece secondo me De Gea qualche cosa te lo salva. Mm-hmm. Sì, secondo me fa ancora la differenza, Viera. Io lo prenderei al posto di Blanc. Mi fai la squadra un po' generico? Dovresti dirmi un po' come mi devo aiutare. Leone, Cree, Desailly, Vertonghen, Walker, Touré, Kanté... Questa è una buona rosa. Cosa? Non ho capito cosa hai detto. Calciomercato.com da Monchi sulle piste di Rosano. Non ti ho sentito, è laggato un pochino. Monchi sta cercando di prendere Lozano. Ah sì sì sì, sì sì, è già da qualche giorno che gira questa notizia. Comunque, riprendendo questa rosa, Vertonghen e Maggiore hai trovato non scambiabile. Per il resto la difesa va bene, il centrocampo può andare. Se dovessi avere qualche problema in futuro, qui ti serve semplicemente sostituire Touré con uno dei centrocampisti come Blanc, Vieira, Piatti, sempre i soliti in sostanza. Che ne pensi poi al posto di Perisic? Lo prendo Tots. Bella rosa, mi piace. Nulla da dire. Non mi piace, cioè, non piace a noi Handanovic, quindi magari sostituisci il portiere con probabilmente Donnarumma. Ovardi e Maritz Tots non scambiabili, mi fa una squadra con 80k. Oh madonna, non so che lo devo. 80k fate la Premier. Una Premier buggata, cioè la scelta migliore. Sì, non hai Verdi e Mares, cosa vuoi fare alla fine? Puoi solo mettere i giocatori della Premier. Quelli base.
Io quitto che devo andare. Vai, vai, io invece vado, rimango ancora un po' perché almeno rispondo un po' a tutte le domande, ragazzi. Intanto, vabbè, ringrazio Marco per essere stato qui. Grazie per la partecipazione. Settimana prossima ricordate che saremo live sul suo di canale, quella dopo saremo di nuovo sul mio. Ma in ogni Sì, ma caso, prima probabilmente in arriveranno queste le 2 settimane notizie. arriveranno degli spoiler succulenti su cosa faremo, magari un po' sul mio, un po' sul canale di Marco. Quindi seguiteci entrambi, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, andate a iscrivervi a quello di Marco se arrivate dal mio canale, perché vi assicuro che ci saranno delle novità veramente fighe. Confermo, non è Cioè, dice per dire, non lo però dico per dire, sì. è una cosa veramente grossa, cioè la stiamo facendo in grande e ci teniamo che verrà fatta bene, quindi è importante il vostro supporto perché lì sarà proprio fondamentale. Perché vai, Esatto. probabilmente andrà bene a priori, grazie ad alcune cose, però in ogni caso sarebbe bello che portassimo la nostra community un pochino più tecnica e interessata al lato competitivo a farsi sentire, quindi sarebbe bello vedere che ci siete. Quindi iscrivetevi al mio canale ora se non l'avete già fatto e a quello di Marco. Per il resto, Marco, ti ringrazio, ci vediamo presto. Cioè, ci sentiamo, ci vediamo, non lo so, Sì, comunque. certo. Sì, no, ci sentiamo, abbiamo anche qualcosa da fare. Dai, Dai, buona ciao, ti cena. ringrazio. Grazie a te. Ciao Ciao. ciao. Io nel frattempo, raga, mi metto la chat qua sul telefono così vi riesco a seguire mentre faccio le squadre. Aspettate un secondo. Se mi vuole caricare YouTube sul telefono, ok. Inizia, secondo te, si soccorre è buono per una squadra di 150K? Sì, è buono. Ok, andiamo avanti. Dove eravamo arrivati? A cosa stava facendo questa? Ok. Quindi abbiamo detto Bakayoko. Vedi? La solita, raga, alla fine. Rose. Credo che riusciamo a far canteo. Ho detto che devo fare la spunta del dollaro. Ok. Ah, abbiamo ancora 15K a spendere. Perfetto. Grazie per chi me l'ha consigliato veramente perché questa cosa non la sapevo. Mi fai perdere, cioè mi fai guadagnare un sacco di tempo che perdevo veramente inutilmente. Fernandinho che fa coppia con Coso e poi Jesus per fare la coppia offensiva. Siamo un pochino fuori gli 80K, ma se 6K te li puoi fare, o se no risparmi sulla versione di Walker e metti Valencia. E ci siamo. Questa è una buona squadra. Ho visto, infatti l'ho fatto. Cosa ne pensi di Insa? Vale la pena farsi, essendo Crespo, i tozzi di pagare 20K. Sì, è una buona squadra. Ci può stare. Faisto. Ti manca un mediano vero. Togli Fernandinho e metti Bakayoko di fianco a Henderson. E David Silva non è abbastanza forte quest'anno. Non, piuttosto non usare Bartra, metti Azpilicueta e metti a centrocampo o un altro centrocampista stile Kanté oppure stile Lingard, oppure metti un Gabriel Jesus per farlo giocare punta.
In Game Pass al 4-2-3-1 sono tutti non scambiabili tranne Naldo e Farman. Ok. Al posto di Naldo metterei Boateng. Fabinho deve giocare come CDC e non come COC. In game cambialo se non lo fai. Per maggiore tu lo faccia, ma per il resto non è male come squadra. Metti al posto di Naldo come ti ha detto Boateng. Appena poi levi Nesta, a meno che lo usi per amore, metti Ferdinand e quel Gullit 86 pure, dovresti cercare di levarlo, magari metti Kanté, per il resto può andare bene. Ho già in mente di prendere Benatia, Man of the Match, e Perin If, il portiere con cui mi sono trovato meglio, Prato Donnarumma. Ah, ok, lui è il portiere in cui si è trovato meglio. Benatia, ok. Diciamo che cioè, immagino che Matic sia non scambiabile. Se dovesse essere non scambiabile, vabbè, tienilo. Però se uno tra Matic e Petit è non scambiabile, vendi uno dei due perché sono giocatori simili. Se riesci, metti magari uno come appunto Kanté, come Fernandinho, come Pogba, come Seriano, Milinkovic-Savic. Comunque un giocatore che può fare anche la fase offensiva perché sono tutti e due giocatori molto difensivi. Scusatemi, andiamo avanti. Comunque aspetta i tots poi per migliorarla un pochino, perché comunque uscirà sicuramente Milinkovic tots, magari lo trovi pure non scambiabile, usciranno altri giocatori da poter aggiungere al suo posto. Ciao Edoardo. Allora, poi andiamo avanti. Diego, cosa posso mettere al posto di Berardi e Allan? Allora, scusatemi, cosa posso migliorare al posto di Berardi Allan? Al posto di Berardi, chi c'è a destra in Serie A? Aspettate, non mi ricordo, fammi vedere chi c'è. Anzi, guardo da Xbox, faccio prima. Se ovviamente vanno i server, perché qua non si sa mai. Mi raccomando, ragazzi, se volete che vado avanti a rispondere alle vostre squadre stasera, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella. Al posto di Berardi non c'è molto che puoi fare in Serie A, puoi mettere Dybala, 91, questo è quello che puoi fare, man. Vediamo ID se c'è qualcuno. Ciao, c'è Cuadrado, ma non hai molta scelta. Aspetta i Team of the Season, poi vediamo chi mettere. Al posto di Allan, io Allan non lo darei via, piuttosto aspetterei che esca Team of the Season, perché onestamente non c'è molta gente che puoi mettere al posto di Allan, a meno che metti Vieira. Però in Serie A non c'è molto che puoi fare.
Queste qua con Manic, ma guardate quella che abbiamo fatto prima, ne avevamo fatto una prima con Matic. Rispondo così veloce perché almeno riesco a farle tutte. Poi nel caso mi richiedete se non andava bene. Gioco con 4-2-3-1, 4-2-2 ed in panchina Bel Nif, Roy Snip, Depay. Come miglioro Insa? Allora, Deco non va bene. Immagino che sia non scambiabile, ma se non lo è, non va bene comunque. E a me non piace De Bruyne come COC. Quindi io ti consiglierei di mettere al posto di Deco Blanc. Poi vendi Kanté, metti Pogba. E al posto di De Bruyne ci metti un Son, facendolo ibridare in game se riesci. Se non riesci a farlo ibridare, chi puoi mettere a T? Fammi pensare. Puoi mettere Del Piero se ci riesci. Cioè, ci sono tante soluzioni, però diciamo che le cose su cui secondo me devi lavorare sono il COC e a centrocampo ti manca un mediano vero e magari un centrocampista che è forte a impostare, quindi gente come Pogba, gente come Neymar, gente come Gerard Vera, oppure come Blanc, gente come Fer no, beh, Ronaldinho no, però insomma, come Pogba, che l'ho progettato 2 volte, però insomma hai capito cosa intendo. Sam Guido. Diamo un staff assolutamente. Piuttosto, se vuoi fare a tutti i costi intesa, fai il triangolo tedesco a sinistra, magari levando Kanté, fai il triangolo Boateng, Alaba e Vidal, che Vidal non ti assicuro che è allo stesso livello di Kanté, e poi Fernandinho lo metti in mezzo, farà DC intesa con Sané, quindi non ci sono problemi. E così dai comunque l'intesa a Ter Stegen. Poi nel caso più avanti metti Desailly barra Rio Ferdinand al posto di Bailly. 4-2-3-1 in game. 4-2-2-2. Quel Van der Sar non mi piace, devi levarlo, devi mettere De Gea. Centrocampo al posto di Kanté metterei Bakayoko perché hai già Fernandinho che è simile. Per il resto va bene. A questo avevo già risposto prima in live, meglio secondo me Bakayoko, Tolisso e Neymar. Fernandinho e Casemiro con 2 milioni, ok. Facciamola. Sono anche abbastanza fortunato, che sono ibridabili abbastanza facilmente, secondo me. Con 2 milioni hai detto, giusto? Allora, fammi pensare come la voglio strutturare. Così. Dov'è Marez? Ecco. Ma poi leggo la chat, appena finisco questa squadra. Vuoi un centrocampista, metti Pogba. Se non vuoi un centrocampista, ma no, non è vero, metti Eriksen, altro che Pogba. Mettiamo da destra, va, che viene più facile. Vediamo ancora 600k. No, metterebbe lì e basta qua. Poi metti De Gea. Qua basta, puoi mettere, no, non lo riesce a mettere, quindi metterei un bel Ferdinand, anche se forse è meglio Desailly di fianco a Bailly. Noi qua, metti Sandro.
Top. 2 milioni precisi, questa è una squadra fantastica. La consiglio a tutti quelli che mi hanno chiesto una squadra a 2 milioni, è molto molto bella. Andiamo avanti. Figurati, vince. Come miglioro con solo Ronaldinho scambiabile che potrei vendere e spendere quindi sui 700k. A te manca un centrocampista, venderai Shevchenko, visto che hai detto che come migliore solo Ronaldinho scambiabile che potrei vendere, spendere quindi 700k. Ok, no, allora sì, vendi Ronaldinho, metti Del Piero a COC, a centrocampo metti uno tra Pogba, no, più che Pogba metterei Fernandinho Tots magari, e poi al posto di Valencia metterei Walker 86. Non c'è altro che puoi fare. Farei questo. No, farei comunque quello. Miglior squadra con 100k, Davide. Devi fare quella che ho fatto prima da 80k, perché è sempre quella ormai. Begovic in porta. Begli con di fianco, in base ai crediti che hai, probabilmente meglio Aspilicueta. Rose a sinistra, Valencia a destra, centrocampo, Bakayoko. Bakayoko con Dembélé, Foot Birthday, Gabriel Jesus, Martial, Willian e poi vedi in base ai crediti quello che ti rimane. Più che altro questa non vista è una squadra interessante, carina, divertente, ma non è una squadra competitiva. Puoi mettere Vieira mediano ovviamente, però Schweinsteiger non va bene, Pirlo magari anche per divertimento, però diciamo che questa è una squadra divertente, ma se vuoi farla competitiva andrebbe rifatta da zero. Perché non va bene Pirlo, non va bene Schweinsteiger, non va bene Nesta, non va bene Donnarumma 84, non va bene Kimmich. In game metto Jesus, sì, ho fatto questa squadra a porta automatici, come lo sistema? Budget 500k, no icon. No icon, perché no icon? Come la migliore io metterei al posto di Cavani, onestamente metterei Depay. Oppure puoi fare l'intesa con i brasiliani mettendo Neymar a sinistra e a destra un qualunque francese tipo Lemar, che si riesce tranquillamente a fare. Cosa con Sterling Tox? Ali e Petit. Con quanto? 700k, ok. Aspetta. Andiamo da qua.
Ok, così qua mettiamo, se riusciamo, son. E poi vabbè, dipende in base al modulo che giochi, quindi mettiamo magari un attaccante per chiudere. Cerchiamo un attaccante, poi lo mettiamo lì per fare l'intesa. Ah, peccato, non ci siamo. No, anzi sì, faccio così. Risparmia 68k e falla così, che è un'ottima squadra. Mi sembra ottima. Per risparmiare qualcosina magari su Walker mettendo Valencia. Anzi, devi. No, ha comunque sei di intesa. Vabbè, fa niente l'intesa, poi te la sistemi mettendo De Gea a un certo punto, però io farei questa. Secondo me questa era molto Goretzka. Raga, mi raccomando, like e iscrivetevi se non l'avete già fatto, se volete che continuo a farle. Grande Felix. 600k. Allora, beh, a sinistra metti Alonso, if. Sono già 50k. Con gli altri 550k metterei Blanc e Pogba. E poi metti via i crediti per migliorarla. Un secondo. Allora, scusate, mi stavo rispondendo a un messaggio importante. Van Ginkel Toots. Van Ginkel Toots. Tanto voi come state, ragazzi? Avete già in mente i viaggi per questa estate? Cosa farete di bello? Van Basten, è impossibile farla tutti olandese, onestamente. Cioè, qua c'è già, qua sei in difficoltà, c'è solo Bergius. Quindi piuttosto metterei Lozano. Qua metti Overmars. Quanti KK hai detto? 4, ok. A sto punto facciamo Gullit. Perché non mi dà il 93? No, fai questo, vediamo. Quando uscirà la Tots, metti la Tots e in porta metti Van der Sar. Qua puoi mettere la versione più alta di Gullit. E boh, è fatta. Precisa, 4 milioni, tutti gli olandesi tranne Lozano, però non ci puoi fare molto, qua metti chi ti pare. Sto seguendo le squadre che sto facendo qua, poi...
Puoi fare la scuola 130k? Ho monete OZ non scambiabili, se riesci a mettermi anche il link mi serve top. Savic, per mettere Savic è un bel macello, però onestamente. No, non ce la fai a mettere Savic. Cioè, devo mettere un'icona con gli crediti che hai, non ce la fai mai. Tutta la vita non ce la fai. Nei troppi pochi crediti. Cioè, onestamente, con 180k è impossibile. Devi fare più K per ibridarla e farne comunque l'uso di una squadra che sia alla pari o che sia comunque competitiva. Hai bisogno di più crediti, devi cercare magari di metterli via, devi cercare di farne qualcosa, ma attualmente è un po' difficile. Posso solo fare una Premier o al massimo posso ibridare con la Bundes, ma più di così è impossibile. Appena poi metti The Game Porta, questo è quello che puoi fare purtroppo con i crediti che hai. O se no fai full Premier. Ok, facciamo quella di Ale. Giochi 4-2-3-1, ok. Hai detto che vuoi Ronaldo. Mettiamo Ronaldo. No problem. Capiamo come ibridarlo. Questa è la parte più complicata, ibridare Ronaldo. Perché senza icone mettere Ronaldo è tosta. Facciamo già metterne una che sicuramente ci aiuterà. Quanto va Casemiro? No, facciamo Casemiro, che almeno mi dà la doppia intesa, cosa che a noi serve molto. Milioni hai detto, giusto? Sì. Allora, scusatemi, stavo guardando un attimo una cosa. Abbiamo detto Fabinho. Con un 2 milioni, 2 milioni, 2 milioni, 2 milioni. Volevo mettere Fabinho, però. Quanto costa Bale ora? No, mettiamo Bale. Costa un cavolo ormai. Anche Suarez, costerà poco, infatti. Così funziona. Poi.
qua facciamo Bellier, Pogba, Valencia, Boateng. Vediamo cosa migliorare in caso. Vidal. No, Vidal non mi serve. Sì, mi serve Vidal. Vidal. Qua mettiamo la versione più alta. Possiamo mettere anche quella più alta. Questa va bene secondo me. Poi vedi un po' cosa gridare, però è un'ottima rosa. Stavo fatta, Caracino, con un migliore che ci metto. Questa ti avevo già risposto prima. Il tuo problema qua, che non è una squadra competitiva, tu hai Schweinsteiger e Pirlo, che sono tipo inutilizzabili insieme a Rui Costa, cioè sarebbe proprio da rivedere la squadra. Cioè io venderei tutti e tre, proprio, cioè non li puoi vendere, però li darei dentro piuttosto, o li metterei in panca, ma non, cioè puoi usare uno tra di loro, magari Rui Costa o Pirlo come CCD. Mentre Vieira lo metti mediano, dico in game, e a sinistra metti qualcun altro, poi davanti puoi giocare con, se hai 1 milione puoi mettere Crespo Prime, che non costa tantissimo, e poi metti magari, che ne so, Son. Giorgio Boni, quello meglio di te? Ok. Che a me non piace De Bruyne. La prima, secondo me, anche se non mi piace lo spagnolo. Vediamo quelli che hanno scritto qua. 100k abbiamo già fatto, alle destra e sinistra con 100k, a sinistra metti a tutta la vita, come si chiama, Alexandro, a destra Walker. No, questa Claudio non va bene, devi proprio modificarla da zero, cioè va piuttosto fatti. Quella che ho fatto prima io, che avevano proprio Mahrez e Vardy, l'ho proprio fatta prima, te l'avevo fatta proprio te, mi sembra. Fai quella, ma non, questa non va bene. 10k l'ho già fatta vedere al doc, vorrei anche la tua opinione. 4-1 con Overmaster TT. Ok. Mia opinione, devi cambiare Shaw con Rose. Arte non va bene, devi mettere qualcun altro, però vedo che non puoi fare altrimenti. Posso di Ginter cercare di mettere Boateng, a destra piuttosto mettere Kimmich. Non mi piace Overmars. Tutto qui, toglierei Overmars, ma se a te piace puoi tenerlo e mettere Crespoli. Ciao Nico. Comunque raga, per oggi è tutto, ora stacco che tra poco vado a mangiare, è stato bello avervi qua con me, lasciate like se non l'avete già fatto, iscrivetevi. Vi consiglio di andare a vedere gli ultimi due video che ho fatto, perché vi spiego come vincere il torneo giornaliero di FUT Champions. Ce n'è proprio uno che si chiama Come vincere il TOTS di Davis, che è l'ultimo video che è uscito, se non sbaglio. Andatevelo a vedere, ok? Come vincere Davis TOTS Peer Review, perché da quel video potete capire come vincere anche il TOTS spagnolo, capito? Quindi andatevelo a vedere, vedetevi anche Roma Insa vs World Dudek, che sono gli ultimi due video che sono usciti e sono perfetti per affrontare la FUT Champions. Andateveli a vedere. Per invece questa live per oggi è tutto, ragazzi, è stato bello avervi qua, ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo tipo domani, probabilmente, già domani. Quindi attivate la campanella se non l'avete fatto e seguitemi su tutti i social. Bella a tutti, ragazzi.